Approfitto per dirvi che queste magnifiche locandine che vedete in sovraimpressione, una diversa dall'altra, sono il lavoro del nostro grande Omar, eh, a cui va un eh, calorosissimo ringraziamento. Vedete che sono molto belle. Anche il sito è in costruzione è opera di Omar. Vi auguro buona partecipazione e quindi passo la parola a Paola Galardi. Buonasera a tutti. Sì, buonasera a tutti e a tutte. Eh, quando parliamo della guerra, e questo vale anche per la guerra di Russia ovviamente, se lo facciamo in termini macroscopici utilizziamo sempre nomi collettivi, cioè esercito, battaglione, reggimento. Sono nomi che comunque si riferiscono ad insiemi di persone indistinte. Ci viene spontaneo, fra l'altro, pensare a queste persone, a questi insiemi e osservarli dall'alto eh? per fissare, per stabilire il, il loro posizionamento sulla linea del fronte. E in questo modo non facciamo il tempo, ovviamente, a personalizzare questi insiemi di persone e a distinguerne i componenti. È ovvio, no? Allora, questa sera però cambieremo la prospettiva e con una grande immaginaria manovra di avvicinamento osserveremo dal basso le varie zone di guerra. Allora vedremo che cambieranno i rumori, percepiremo perfino odori diversi e riusciremo a vedere gli elmetti e le forme dei soldati. Quegli elmetti e quelle forme che troppo spesso ma chiarono come improbabili Papaveri Rossi la neve della steppa. Da ciascun elmetto vedremo partire un collegamento ideale che trova corrispondenza a migliaia di chilometri di distanza, dove la storia di ciascuno è cominciata, dove sono rimasti in sospeso i legami, gli affetti. E dove sogni e le aspettative si sono bruscamente interrotte. Stasera affronteremo il dolore di chi resta, quel dolore che legittima anche a fare domande inquietanti, perché del resto una madre che perde un figlio non, non è che teme le mostrine, eh? ed è un fatto che a queste domande non, non ci sia stata spesso una risposta adeguata. Perché ai familiari sconcertati da un'assenza, eh, dal non ritorno di un figlio, di un congiunto, eh, non serve una medaglia, per quanto preziosa, eh? evocativa e sicuramente meritata. La diversa angolazione da, in cui ci porremmo nell'osservazione della guerra di Russia stasera. Non è che servirà a renderci la guerra più umana, perché non è questo il senso dello spostamento, perché la guerra è un fatto umano di per sé. Però ci, si, ci consentirà, al contrario, di sentire la disumanità della guerra e di avvertire in modo molto più pesante e grave il peso delle perdite che la guerra impone in termini umani. Siriano Giannone Malavita ci accompagnerà in questa manovra di avvicinamento, illuminando le fisionomie di alcuni dei soldati che si sono trovati ad essere protagonisti dei momenti bellici della storia collettiva, con la sensibilità vibrante che la contraddistingue. Renderà loro giustizia ricordandoli, perché la memoria serve anche e soprattutto a questo: il nostro ricordo dà vita a questi ragazzi e restituisce loro almeno qualcosa di quello che purtroppo non c'è più. Ecco. Siriana, con i suoi racconti di storie singole, di, di, di piccole parti, che compongono l'intero della storia grande, ci dimostrerà una volta di più, se fosse necessario che l'intero non è la mera somma delle parti, quando le parti interagiscono, perché risulta qualcosa di molto, molto più grande e soprattutto molto più ricco. La dottoressa Siriana Giannone Malavita è di Modica ed è una docente di lettere, è appassionata di storia, ha aperto un canale YouTube che si chiama La guerra di Pietro, in cui racconta storie di ragazzi in guerra. E lo fa anche negli articoli che scrive, collaborando a varie riviste locali. Ha pubblicato recentemente un libro che ricorda i suoi concittadini modicani che sono stati internati militari nei, lag nei lager razzisti durante la seconda guerra mondiale. A te, Siriana. Grazie Paola, sempre tanto cara. Anzitutto, buonasera a tutti, io sono emozionatissima di vedere così tante persone, vi sono grata e spero insomma di non deludervi e, quando ho pensato a questa serata io ho deciso di dedicarla a due persone e, la prima è Mario Gallo che a me manca tantissimo e che è stata la prima persona al mondo a chiamarmi scrittrice e la seconda persona è Edoardo Lombardi che io non ho mai conosciuto e non sapevo che oh, questa sera ci sarebbe stato il suo papà e la ringrazio di cuore per esserci chi di voi ehm, avesse avuto modo di leggere l'abstract di presentazione di questa conferenza ehm, avrà certamente letto ehm, di un tale Conrad Weddington e dei suoi studi sull'epigenetica. Adesso questa non è la sede per approfondire un argomento francamente entusiasmante, ehm, ma di questi studi ciò che più mi ha realmente sconvolta è ehm, quello relativo agli effetti che le sollecitazioni esterne hanno su di noi, ma anche sulle generazioni a seguire. Adesso, detto così, sembra complicato. Vi faccio un esempio che è l'esempio che ho sentito io la prima volta e che mi ha seriamente sconvolta. Voi sapete che nel 1944 i nazisti avevano bloccato l'arrivo di cibo in Olanda, quindi di fatto per mesi centinaia di migliaia di persone erano rimaste affamate. Bene, i figli delle donne che in quel momento erano incinte nacquero piccoli. E con problemi cardiovascolari che perdurarono per il resto della loro vita. E questo non ha nulla di strano, no? Sappiamo l'importanza dell'alimentazione in gravidanza. Quel che invece è sconvolgente è stato scoprire che anche i figli di questi figli, che non avevano mai vissuto una carestia, erano anche loro nati con problemi metabolici e avevano sviluppato problemi cardiovascolari nel corso della loro vita. Quindi a livello genetico di fatto non era successo nulla, cioè non c'era stata alcuna mutazione. Che potesse spiegare o giustificare quella sequenza di problemi metabolici e cardiovascolari. Eppure c'era stata sicuramente una mutazione, che è appunto quella di cui ci parla Waddington a livello epigenetico, quindi più alto. Sostanzialmente l'epigenetica ci parla di segni, no? Di tracce, tracce indelebili, quasi delle cicatrici dell'anima, no? Ora, dopo aver conosciuto Waddington e i suoi studi sull'epigenetica, mi sono chiesta se Chissà che non è questa la ragione del nostro cercare, no? ma anche del mio raccontare. Se questo nostro trovarci anche questa sera e nelle altre sere non abbia in fondo un fondamento scientifico, cioè se essere uniti dai segni di una tragedia immane che ha toccato tutti noi, a prescindere dalle latitudini o dalle altitudini, dalla nostra condizione sociale, culturale, economica, se tutto questo non abbia una ragione insita nel nostro essere la parte di un tutto. La campagna di Russia. Ha intrecciato le vite spezzate di migliaia di soldati mandati al macello, le vite di centinaia di migliaia di uomini con l'anima segnata per sempre, le vite di centinaia di migliaia di famiglie che hanno aspettato ogni giorno che il loro ragazzo, il figlio, il papà, il nipote tornasse a casa. E queste vite si sono intrecciate come quei fili tessuti dai bachi di seta, intrecciate per sempre. Ora, non so se lo sapete, il Baco in realtà si chiama Bombix mori, eh, non è che una larva, che fa anche un po' schifo, a dire la verità. Ecco, quando nasce, fate conto, è grande, sta poco, 2 millimetri, eh, ma nell'arco di sei settimane, e eh, eh, nutrendosi di sole e foglie di gelso, questa larva diventa lunga 7 centimetri. Ed è un prodigio. Così come è un prodigio quella cosa che fa, da delle piccole aperture che ha ai lati della bocca, perché il Baco. Da questi fori lascia fuoriuscire una bava sottilissima che è un vero e proprio miracolo perché a contatto con l'aria si solidifica e nel giro di pochi giorni diventa un bozzolo di un unico filo lungo fino a 900 metri e poi diventa un filo di seta. E voi lo sapete meglio di me, la seta, la seta è delicata, è bellissima, ma è anche forte, forte come l'acciaio ed è resistente come il vero amore. La seta è la fibra naturale più forte che l'uomo conosca. Ed è costituita da fili sottilissimi intrecciati l'uno all'altro e diventati una cosa sola per sempre. Quando io ho iniziato a leggere la storia di Camilla Lattanzi, a me sono venuti subito in mente i bachi da seta. Per quei fili intrecciati. Perché la storia di Camilla è la storia di tante storie, lontane migliaia di chilometri, che si sono saldate e che si sono unite e che l'hanno fatto per sempre. La storia di Camilla è una storia bellissima e anche commovente. Come. Possono esserlo solo certe storie d'amore. È la storia di, della ricerca di suo nonno Derubo. Una ricerca cominciata per accarezzare il cuore della sua mamma, Franca, che era la figlia di Derubo. E che poi è continuata con amore, con dedizione, pazienza e forza. E nel suo documentario stupendo, ascoltato, le bellissimo, disponibile sul sito della Rai, Camilla spiega tutti i passaggi della sua ricerca, dai gruppi Facebook al reperimento del diario del Cinquantesimo. In cui è presente il quadro delle gerarchie di comando. E all'interno di questa Edgardo Menchetti, che era colui che comandava il reparto munizioni e viveri nel quale si trovava suo nome. E Camilla ha preso a cercare tutti i discendenti di tutti quei comandanti del Cinquantesimo e ha trovato il nipote di Edgardo Menchetti. È andata a trovarlo a Senigallia e ha incontrato addirittura suo figlio. E lì ha scoperto che il comandante Menchetti è tornato a casa ma ha vissuto la prigionia in Russia. E quando poi, finalmente nel 2019, è riuscita, Camilla è riuscita ad entrare in possesso del fascicolo di suo nonno, ha potuto aggiungere altri fili di seta da intrecciare. Lì è citato un certo Lino del Maffeo. Quest'uomo aveva testimoniato delle cose un po' contraddittorie, perché in un primo momento aveva parlato del nonno di Camilla. Aveva detto che Druvo De del Bianco era morto per malattia in prigionia. Poi aveva cambiato versione. Sostiene che... Il giorno di Natale del 42 Deruvo era ancora vivo e, come lui, prigioniero dei russi. Poi Deruvo sparisce e lui non ne sa più nulla. E Camilla, come già aveva fatto con gli eredi del Menchetti, cerca gli eredi anche di, del Maffeo. Perché ha bisogno di intrecciare i fili, perché deve crearne uno fortissimo di seta. E lo trova Ivo del Maffeo, trova suo figliolino e lui le ha consegnato un audio inedito. È una traccia registrata di un'intervista in cui il papà. Racconta della sua fuga in camionetta e di quando i russi li hanno presi. In quella camionetta in fuga c'era anche un caporal maggiore che si proteggeva il, volso, il volto con una macchina da scrivere. Un caporal maggiore con una macchina da scrivere. Allora forse era Deruvo. Perché il caporal maggiore, Deruvo del Bianco, era il dattilografo del comandante Menchetti. E Camilla sa che era in fuga su una camionetta. Allora eccolo il filo. E poi ci sono tutti gli altri fili che si intrecciano. Fili a forme di vita addossati al muro, fili più resistenti dell'acciaio, ma non abbastanza resistenti da reggere ai proiettili che li hanno inchiodati a quel muro. E lì si è spezzato Deruvo, malgrado lo spetta sua moglie Lucia, malgrado la sua piccola Franca, poi malgrado Camilla. Deruvo del Bianco, come decine di migliaia di altri uomini, talvolta poco più che ragazzi, si è spezzato. La sua famiglia, come le altre famiglie lontane, si sono legate per sempre l'una all'altra dal filo dell'epigenetica. Quel segno nell'anima scavato nei giorni dell'attesa, attesa di notizie, attesa del ritorno e infine attesa di un corpo. Ha ragione Camilla. Lei dice la non restituzione del corpo è un blocco che non si supera, un dolore che ha condizionato tutta la mia famiglia, sì è vero, è vero Camilla. È un blocco che lascia segni nelle vite di migliaia di famiglie, cicatrici nell'anima scritte per sempre nel nostro codice genetico. I fili di seta, quando si intrecciano, diventano più resistenti dell'acciaio. E questo lo sa Camilla, che ha bisogno di altri fili. E quando ti immergi nel mondo della campagna di Russia, voi lo sapete meglio di me, i fili diventano milioni, come le stelle nel cielo, nelle notti d'estate. Fili tessuti a lacrime e sangue, fili di seta resistentissime, di dolore infinito, ripetuto quotidianamente nel cuore delle madri e dei padri, dei figli e delle mogli. Ma anche fili d'amore, fili di umanità, come faville. Per citare il nostro Vittorino Chioffi, anche lui reduce di Russia, anche lui ragazzo con l'anima spezzata e nelle orecchie i fischi delle catiusce per tutta la vita. Scrive Menchetti nel suo diario, redatto anni dopo l'esperienza terribile della prigionia, di una disposizione di un tenente colonnello tale Galliani. Lui aveva impartito nel momento della disperazione. Allora i padri di famiglia, diceva, scappino per primi. Il diario del Menchetti presenta parecchie incongruenze. Però è anche vero che è una memoria di guerra che è stata redatta tanti anni dopo. Tanti anni, tante lacrime, tanto dolore dopo. Ora, pur con le sue incongruenze, ci spiega perché nonno Deruvo sia potuto scappare. Lui era sposato e aveva una bimba che lo aspettava. E inoltre Deruvo era già sceso da un'altra camionetta e aveva voluto cambiarla perché l'autista di quella era ubriaco e lui non si fidava. Solo che poi il destino, beffardo e crudele, aveva voluto che l'ubriaco. Forse forte della propria ebbrezza fosse riuscita a sfondare l'accerchiamento dei russi e a riportare tutti a casa. E invece Deruvo no, Deruvo è al muro. Non è bastata la camionetta dei padri di famiglia, la camionetta, io l'ho chiamata la camionetta dell'onore. Quei padri di famiglia non sono tornati. Sono stati fermati dai russi, messi al muro e sono morti come decine di migliaia di nostri ragazzi, migliaia di uomini bruciati dalla fatica e dalla sofferenza ragazzi spesso poco più che bambini, messi al muro dalla guerra e colpiti in pieno cuore. Io da anni non, non credo più al caso, però credo nella scienza e credo nell'amore. E so che i fili delle storie di storia, così lontani geograficamente dalle mie colline e dal mio mare, quei fili sono intrecciati per sempre gli uni agli altri. E loro, quei poveri ragazzi di cui vi racconterò questa sera, così come anche Camilla, ma anche noi che adesso siamo qui, Ecco, noi adesso stiamo aggiungendo dei fili e che dobbiamo intrecciarli. E questi nostri fili, le nostre storie, che si intrecciano e si intrecceranno, lo faranno per sempre in un unico filo di seta, un filo resistente più dell'acciaio, duro, fermo e forte, come solo il vero amore può essere. Come quei fili inaspettati che sono tessuti dal caso, quel caso che io ve l'ho detto non esiste. Ecco, questi tornano nella mia vita. Con una bellezza travolgente, a tratti, violenta. Perché c'è questa ragazza stupenda, si chiama Maria Cristina Chioffi. Io l'ho conosciuta in una serata speciale come questa. E lei, quella sera mi ha parlato di Stelle e dei fili del destino, di quel destino che forse voleva che lei e io ci conoscessimo, che ci trovassimo e così è stato. E forse Maria Cristina noi non ci siamo trovate, noi ci siamo ritrovate. Perché Maria Cristina è stato uno dei regali più belli di fronte del dono. Ha ah, una forza dolcissima e il suo amore per il suo papà. Questi sono stati dei tratti che l'hanno fatto entrare subito nel mio cuore. Quando poi lei mi ha raccontato di lui, del suo papà, io ho ritrovato quell'amore indicibile, inspiegabile a chi non lo vive personalmente. Quella stessa amorevolezza che ha sempre caratterizzato il mio rapporto con il mio papà. Il suo di papà si chiamava Vittorino e a me sinceramente già il nome suscita tenerezza, no? come qualcosa di prezioso ma di fragile, come il cristallo. Vittorino Chioffi era un tenente della sanità del Regio Esercito presso l'837 Ospedaletto da Campo in Russia. Francamente credo che quel grado lui l'abbia conquistato più per il suo titolo di studio che per una reale vocazione verso il mondo militare o verso quello di fare l'aiuto medico. Maria Cristina mi ha raccontato di lui dalla fine, dal suo infarto del Natale dell'88, fino al suo risveglio dal coma, che è venuto la notte di Capodanno dell'89. Lui si è svegliato con i botti e per lui, lui che aveva fatto la guerra, lui che aveva vissuto l'assedio di Millerovo, per lui che aveva visto gli occhi senza vita, i brandelli di cervello attaccati alle, del, alle assi delle camionette, quei botti non potevano essere di festa. E quando si è svegliato, quella notte di botti e di festa, Vittorino ha pianto tra le braccia di sua figlia, perché era certo di aver sentito i bombardamenti del Natale del 42 a Millerovo. Con nelle orecchie le urla dei suoi commilitoni, lo racconta lui, erano le voci dei ragazzi sul filo spinato che chiamavano la mamma. Rientrato dall'ospedale, aveva iniziato a scrivere poesie e poi continuerà a bergare pagine di umanità e dolcezza fino al 23 gennaio di quello stesso 1989 fino a quando il suo cuore non reggerà più. Quando se n'è andato, Maria Cristina ha rimesso insieme i racconti, le memorie e gli appunti del suo papà. Ha ricusito i fili e pubblicato un libro bellissimo. Si intitola Faville di umanità tra gli orrori della guerra. Forse quelle faville di umanità di cui parlava Vittorino erano ciò che gli aveva permesso di rimanere in vita dopo la ritirata. Forse anche dopo quell'infarto terribile ma quegli orrori della guerra avevano avuto troppo peso sul suo cuore, avevano preso a schiaffi e pugni la sua anima così violentemente da non permettergli più di andare avanti. Quegli orrori, ad esempio, che tornavano a ogni vigilia di Natale, quando lui ripensava a quel povero Cristo accanto a lui che gli ripeteva, povero me, non rivedrò più i miei bambini. E Vittorino ripeteva quella frase ogni vigilia di Natale e probabilmente riviveva ogni volta quella vigilia di Natale del 42. quando lui era a Millerovo. La città era assediata e loro non avevano idea di cosa stesse succedendo. Quella notte tutti gli ufficiali erano stati chiamati al rapporto presso il comando di tappa. In una riunione presieduta dall'ufficiale più alto in grado, di fatto un maggiore, uno, per farci, così per farvi intendere, sto tizio, aveva fatto fucilare quattro ufficiali, ne aveva fatto suicidare uno. Poi si era fatto venire una colica biliare e ti saluto. Questo maggiore aveva convocato quella riunione, e aveva spiegato la situazione. Poi aveva fatto il suo discorso augurale, cito testualmente, bisogna difendersi fino all'ultima goccia di sangue, fino all'ultima goccia di sangue, ma non il sangue suo, il sangue degli altri. Io, io le conosco le coliche biliari, le, sono dolorose, ve lo garantisco, però non mi hanno mai impedito di perdere neanche un giorno di lavoro. Ecco, invece per il maggiore evidentemente quelle coliche sono state terribili. Talmente terribili e questo dolore talmente intenso che lui se n'era scappato in aereo e aveva lasciato lì i suoi uomini, a morire come topi in gabbia, a crevare sotto i colpi dei russi, a resistere loro fino all'ultima goccia del loro sangue. Ora, per farvi capire Vittorino, quando lui era piccolo, aveva il terrore del sangue dei morti, e nel raccontare dei suoi giorni al fronte, diceva di essere diventato come un professionista del settore delle pompe funebri. Però era ancora capace di provare solo pietà, sempre solo pietà per quei ragazzi già morti. Così come all'inizio dell'assedio, ad esempio, lui racconta che i boati delle bombe lo facevano sussultare ogni volta e gli impedivano di dormire. Poi, questi boati erano talmente tanti, per cui quello scoppio era diventato così abituale che ciò che non lo faceva dormire era il tremendo russare di un suo commilitone che gli dormiva accanto. Ora, nel libro che ha scritto e ha ricostruito. Maria Cristina, Vittorino ripercorre le tappe, la paura, racconta di aver sofferto di cardiopalma, e racconta anche delle persone che ha incontrato, di un cappellano con cui aveva parlato per tutta la notte e che poi a un certo punto non si trova più. Racconta di un bimbo, Pietro, un bambino di 9 anni, che l'anno prima aveva perso tutta la sua famiglia ad Odessa durante un bombardamento aereo. E poi era diventato parte integrante del reparto. Cioè lui si nascondeva dappertutto, poi saltava fuori dal nascondiglio, li guardava con gli occhi vispi dei bambini, dei bambini sopravvissuti. Li guardava con l'allegria di che è rimasto vivo, malgrado tutto. E nella copertina del libro è ritratto uno di questi bimbi, una delle tante mascotte dei reparti italiani, bambini ucraini o russi che avevano perso tutto ed erano stati accolti dai nostri reparti. Loro li avevano vestiti con le divisi dei soldati meridionali, che noi siamo sempre un po' più piccoli. E poi se li erano portati dietro addirittura anche durante la ritirata. Chissà che fine ha fatto Pietro. Chissà se poi è arrivato da Don Calabria, io questo non lo so. Vittorino Chioffi ha compiuto 29 anni il 7 gennaio del 43. e forse il buon Dio ha voluto fargli un regalo perché è riuscito a uscire dalla Millerovo assediata dai russi e iniziare la lunga marcia verso la salvezza. E poi è tornato a casa ha trovato, come sperava, la sua donna eccezionale e ha avuto i suoi figli eccezionali. Lui l'aveva sempre saputo che sarebbe andata così, perché doveva andare così. L'ha sempre saputo, malgrado nella sua mente, avesse già chiaro il telegramma che avrebbe ricevuto la sua famiglia e nel quale gli avrebbero comunicato loro che lui era morto, forse era disperso. E lo racconta chiaramente, spiegando quanto avrebbe preferito essere sola al mondo per non dover immaginare lo strazio della sua famiglia. La disperazione della sua mamma e del suo babbo, scrive lui. Essere solo al mondo, anche questo, proprio questo, sembra ormai troppo bello. Che doveva andare così lo sapeva anche la sua mamma, perché abbiamo trovato una lettera nella quale aveva scritto, che aveva scritto il giorno del suo compleanno, nella quale scriveva, io non so come e perché, ma ho una gran forza d'animo che mi rende talmente fiduciosa da crederti invulnerabile. Le mamme sanno sempre tutto. Vittorino è tornata a casa. Quando era solo un ragazzo, si ritrovò tenente medico e fu scaraventato a mille rovo. Lui, che da piccolo soffriva di horror mortis. Lui si era ritrovato a reggere il fronte in una città assediata, in un ospedaletto da campo, l'837, e aveva imparato che anche il turbamento di fronte all'orrore era un lusso che loro non potevano permettersi. Lui, Vittorino, che quando era un ragazzino, di fronte a una goccia di sangue finta a teatro, Vive lui, aveva vomitato a più non posso per il raccapriccio. Lui si era ritrovato a Voroschilograph a guardare una strana ambulanza a cui un colpo di mortaio aveva portato via la parte anteriore destra. E lì, proprio lì, in quel che restava di questo mezzo, attaccata ai, ai vetri, c'era una strana gelatina, grigia, rossastra. E quello era il cervello di uno dei feriti trasportati, che era stato colpito. Lui che malgrado i morti, che continuava a vedere, i pezzi di cervello, le budelle, i muncherini e gli occhi schizzati, lui aveva continuato a provare pietà per la messa a oltura di quei ragazzi. Allora lo spiega, lo dice, una breve bichiera, poi il cappellano prelevava il piastrino, i portafogli, pochi oggetti per riportarli alle famiglie, per restituire qualcosa dei loro figli, dei loro mariti, dei loro papà. Lui si era affezionato molto al cappellano, aveva passato tutta la notte a chiacchierare con lui. Si era confidato, gli aveva raccontato dei suoi sogni di ragazzo, che voleva tornare a casa. Anche il cappellano era morto a Voroscilogra, mentre dava l'estremonzione a due poveri moribondi. L'aveva centrata in pieno una bomba e Vittorino è tornato. Ma non ha mai dimenticato i treni carichi di feriti usciti da Millerovo, che però non sono mai arrivati a Gomer. E non ha mai dimenticato il tenente medico Perrini. E guidato dalla sua bussola era andato dalla parte diametralmente opposta, tra le braccia dei russi, né mai dimenticò le voci di quei ragazzi sul filo spinato che chiamavano la mano. E questo è il mio omaggio sincero e il mio ringraziamento a Vittorino e a Maria Cristina Chioffi per avere saputo scorgere faville di umanità tra gli orrori della guerra. Un altro regalo incredibile è quello che mi ha fatto Giuliano, il nostro Giuliano, perché un pomeriggio lui. Ha telefonato e io questa telefonata non me l'aspettavo e l'ho accolta con una gioia quasi fanciullesca. Giuliano, per farvi capire, Giuliano è un uomo dalla memoria prodigiosa, l'uomo di calcoli, numeri ed è un uomo talmente delicato e gentile da non avermi voluto dire che io nel mio articolo avevo sbagliato, perché lui non è un ingegnere. Da quel che ho capito, dalle mie indagini, Giuliano, tu sei un chimico, un chimico come quello di Dendre. Lui, che è un pilastro di fronte del donna, che non regala complimenti e sorrisi, non mi aveva mai raccontato nulla. Poi, inaspettatamente, un pomeriggio, l'ha fatto e mi ha spiegato, mi ha raccontato di un percorso lungo, complicato. Giuliano ha una pazienza incredibile e ve l'ho detto, una memoria pazzesca, prodigiosa. Scrivere di suo zio, nonostante la straordinaria abbondanza di materiale che lui mi ha messo a disposizione, è una sfida complicatissima, per cui. Vi chiedo di avere pazienza, di fare insieme a me un passo per volta. Allora, Domenico Colaianni, detto mi, Mimi, era suo zio ed era nato a San Pietro Avellana il 6 marzo del 14. Ve lo ricordate il 14? 14 è l'anno di quei figli che le guerre di Mussolini se le sono fatte tutte, come dice Osvaldo, il mio amico di fronte del dono. Ecco, Mimi era un ragazzo di poco più di 20 anni quando era stato mandato a combattere a me a Benghazi. E anche lui aveva avuto il tempo di illudersi che la naia fosse finita, con tanto di premio, lire 200, alla fine del 1936. Solo che non era finita. Piccolo Domenico, figuratevi che era l'ultimo di otto fratelli, che gli ultimi si sa sono i più coccolati. In famiglia, infatti, lo chiamavano Mimi E a 26 anni si ritrovò a essere di nuovo soldato. E quindi da civita Civitavecchia al fronte orientale, da lì a quello orientale jugoslavo, e poi ancora il fronte orientale albanese, e infine il fronte russo. Io questo percorso lo conosco, io l'ho imparato a memoria, perché è lo stesso che ha fatto mio nonno nella Torino. Anche Mimì era nella Torino, e nella Torino lui li ha vissuti gli orrori della, della ritirata, i combattimenti estenuanti, la fuga senza sosta, incalzati ai fianchi dai russi e dai partigiani alle spalle. E il freddo poi a congelare i piedi, i visi, a paralizzare l'anima. Le ultime notizie di Mimì risalgono al 25 dicembre del 42. Giuliano non ha trovato altre lettere. Inoltre, considerate che la casa di suo nonno si trovava lungo la linea Gustav e i tedeschi in ritirata avevano distrutto tutto, compresa quella casa. Non ci sono buoni né cattivi, questa è la guerra totale. Questa è la guerra che ha investe i civili, che li vede fucilati e massacrati, eh, che vede le case bruciate, le donne stuprate. È la guerra totale, come quella che anche noi abbiamo portato in Jugoslavia, e in Albania, ma anche lì, sulle rive del Placido Don. Ora, secondo le ricostruzioni attente e precise, che Giuliano ha operato negli ultimi anni, Mimi iniziò la ritirata con la colonna, fece tutte le tappe della disfatta, quindi Popovka, Arbusovka, Cercovo e qui probabilmente, intorno al 31 dicembre del 42, incontrò la morte. E da qui in poi all'orrore si aggiunge il dolore della beffa di Stato, perché soltanto il 30 giugno dell'anno successivo, quindi sei mesi dopo, la famiglia ricevette il telegramma di Stato. Mimì è disperso. A nulla è valsa l'istanza presentata dalla mamma di Giuliano alla segretaria di Stato Vaticana, quando ancora sperava che Mimi fosse prigioniero. A nulla sono valsi i contatti con i commilitoni rientrati dalla stessa campagna bellica. Loro non sanno, loro non ricordano. Loro i rientrati hanno l'orrore nel cuore e nelle orecchie le suppliche dei compagni di non lasciarli morire nella neve. I sopravvissuti sono vivi soltanto nel corpo, l'anima è ferita a morte. Loro non vogliono sapere più e non vogliono ricordare più. Lo Stato poi è troppo impegnato a nascondere, a celare le portate di una disfatta spaventosa. Non c'è tempo per i reduci e tantomeno per le famiglie dei dispersi. Soltanto un gobinitone racconta alla famiglia con la Ianni un'altra verità e la svela al padre del mio amico Giuliano, Aniello, e a un suo zio, Giorgio. Mimì si è suicidato. Lidia, l'unica sorella di Mimì, è troppo religiosa e lei si rifiuta di crederci. Per lei questo è troppo. E lei è certa che quel, quel commilitone abbia mentito. A proposito di bugie, ce n'è una che mi ha lasciata veramente senza parole: è una lettera scritta da un commilitone di Mimi a marzo del 44, in cui quest'uomo racconta di aver visto Mimì in buone condizioni, riportando data e ore esatte del loro incontro. 13 gennaio 1943, Millerò. Quindi tre settimane dopo l'ultima lettera. Allora mettetevi nei panni della famiglia, forse è vivo. Ora, quando Giuliano mi racconta di questa lettera, io sono, credetemi, sconvolta. Perché la sua voce è cambiata. Il suo accento, questa sera, voi lo sentirete è così spiccatamente romanesco. Ecco, in quel momento quell'accento è sparito. Si è trasformato in un Molisano puro che non conoscevo, ma che riconosco subito. Quella e la voce del suo cuore. Eccolo, il cuore di Giuliano, quell'uomo che non regala complimenti né sorrisi, il chimico pragmatico. Eccolo finalmente che cede alla tenerezza, come quando un giorno aveva visto la neve nel mese di aprile e aveva mandato il video ridendo con la tenerezza dei bambini nel gruppo di fronte del dono. Quella lettera è una bugia colossale, perché questo militare, sergente Gammaro, non era in Russia già da dicembre del 42. E al momento della disfatta lui era a casa con una, licen una licenza di avvicendamento. Per capirci, anche Domenico poteva beneficiare di quella licenza, però aveva deciso di attendere qualche giorno così da poter rimpatriare con il suo ufficiale e fare un viaggio di ritorno più breve. Non ha fatto in tempo. Giuliano, io ve l'ho detto, è una miniera di informazioni. E nel corso della telefonata è tutto un susseguirsi di ricerche, di notizie, di storia di vita, di storia di storia. Lui mi racconta degli interrogatori degli ufficiali, ehm, mi racconta addirittura di un nome che io conosco bene, perché è l'ingegnere dell'ali, che è l'uomo a cui mio nonno fu legato per tutta la vita. incredibile questo mondo come diventa piccolissimo a un certo punto. C'è un ultimo incredibile aneddoto che mi ha toccato il cuore, perché durante la sua ricerca Giuliano è riuscito a trovare la cartella particolare dello zio Mimi che è rimasta miracolosamente integra eh, e non era stata data alle fiamme come da passi. La trova presso il CEDOC di Caserta ed è piena di documenti. Lì c'è la corrispondenza di, tuo, di suo nonno. Sono numeri senz'anima di, di quanto dovuto agli eredi Colaianni con un prospetto dimostrativo dei giorni di prigionia di Mimi, dal 1 gennaio 1943 al 28 febbraio 1947. Giuliano mi dice: Lì c'era il prezzo di mio zio, 122.538 lire. Ed è laconico. Giuliano cerca suo zio Mimì da oltre 15 anni e durante la sua ricerca ha conosciuto una vera e propria dicotomia tra cuore e me. Per quanto non riesca a trovare, non smette di cercare. Eppure ha trovato, ha trovato tantissimo e addirittura ha trovato una fotografia di suo zio Mimì. Del 28 giugno del 42. La portava sempre con sé suo nonno agnello, finché non ha dovuto consegnarla ai carabinieri come prova del grado di sergente di Mimì. Anche questo serviva per stabilire il prezzo della sua vita. Ora la foto è tornata a casa tra le mani di Giuliano, quel nipote che da anni cerca suo zio per restituire dignità a 229.000 soldati, uomini del Xir prima e dell'Armir poi, mandati in Russia a morire nel corpo. E Giuliano è un chimico anche se io credevo fosse un ingegnere ed è un uomo pragmatico e puntiglioso un ricercatore attento con uno spiccato accento romano ma è anche il mio amico del Don che a volte lascia parlare il cuore e ne svela la voce ha accento molisano e il cannore di un bambino quando vede la neve ad aprile manda il video ai suoi amici di fronte del Don per condividere con loro una tenerezza mai svelata e un altro regalo incredibile, sempre nella conferenza precedente, mi è arrivato. E, ed è stato strano perché mi ha riportato ai tempi del liceo. Chi di voi ha studiato la letteratura prima, ma anche il latino, sa che secondo i latini la parola fortuna è una vox media. Cioè, la vox media è quella parola che in sé non ha un significato né positivo né negativo, no? Questo dipende dall'aggettivo che l'accompagna. Vi faccio un esempio: la parola gloria. Mettete davanti Ivana Gloria, vedete come cambia. Ecco, la stessa cosa è per fortuna, un po' come sorte, buona sorte e la mala sorte. Ora, sin da quando Pietro Giorgini mi ha raccontato del suo papà, Antonio, l'unica parola che mi è venuta in mente è proprio la vox media per Antonomasia, fortuna. Perché? Nascere ultimo di dieci fratelli non è un colpo di fortuna se la tua famiglia non è ricca. Nascere nel 1915 non lo è nemmeno, perché significa finire il servizio militare quando sta per scoppiare la guerra. Ecco, per Antonio Giorgini ha significato aver avuto il tempo di illudersi che fortuna. Quella Vox Media, tanto cara ai latinisti, stava assumendo l'accezione positiva, no? Quando, per esempio, ha fatto in tempo a sposare Chiara Angiolillo il 28 dicembre del 38. Ecco, solo che non ha avuto neanche il tempo di rendersi conto, perché di lì a poco è stato richiamato alle armi e spedito a Tripoli, e poi di nuovo, congedato prima e richiamato poi, però stavolta con l'81 reggimento di fanteria, con la Torino, quella dell'azio di Giuliano, quella anche di mio nonno, lontano, migliaia di chilometri dalle sue montagne, e lontano anche da quel caldo africano. Lo mandano con l'Armir, in Russia e dalla polvere di quelle sterminate pianure d'estate ai deserti di fango e bestemmie dell'autunno russo per poi trovarsi a scappare nel freddo polare della ritirata incalzati dai russi e dalla morte però ve l'ho detto, fortuna è Vox Media lui ce l'ha fatto, è riuscito a rimpatriare è congelato, e questa è mala sorte però è vivo, e questa è fortuna capite che è stato fortunatissimo quando finalmente è riuscito a ottenere una licenza per tornare a casa sud Italia, eh? Solo che la licenza lui l'ha ottenuta l'8 settembre del 43. E non è stato molto fortunato quando i tedeschi l'hanno fatto prigioniero mentre andava alla stazione dei treni vicino a San Paolo, fuori, dei, fuori le mura. Fortuna è Vox Media, è nell'orrore degli Stalag in cui era stato rinchiuso e costretto a lavorare, lui come altri, come veri e propri animali, nella manifestazione tangibile della malvagità dell'uomo. Antonio ha incontrato un suo compaesano che poi è diventato suo amico e fratello Pietro Graziano e ha incontrato anche una ragazza una studentessa pola polacca Stanislava Lewandowska che riusciva a procurargli qualcosina da mangiare a rischio della sua stessa vita ora, nell'atrocità dei campi di internamento Antonio ha incontrato l'amicizia e l'amicizia è come una rosa di gerico che sboccia nel deserto io non lo so se lo sapete cos'è la rosa di gerico è, è un regalo di Dio è un miracolo della natura perché è un cespuglio rinsecchito che si lascia trascinare dai venti tra dure di sabbia nel no? deserto. Solo che, quando trova una traccia d'acqua, questo cespuglio si stanzia lì e fiorisce, si apre, rinverdisce. È un miracolo, è stupenda. E i colori della rosa di Gerico sono splendidi. Ecco, Pietro e Stanislava sono rose di Gerico nel deserto di una Stalag di cui. In quel momento neanche suo figlio sapeva il nome, quando abbiamo scritto l'articolo. Poi li, abbiamo, li ha scoperti. Eppure Pietro, il figlio di Antonio, ha fatto delle ricerche meticolose per ricostruire la vita del padre. Ed è un papà che lui non si è goduto come sarebbe stato giusto, perché non ha vissuto una vita protetto dall'ala del suo papà. Antonio era nato a Pesco Pagano, che era un piccolo è un piccolo paesino della Basilicata e lui quando tornò non era l'eroe di Russia né tantomeno il partigiano non armato che aveva preferito il campo di concentramento piuttosto che la Repubblica di Salò Antonio, come la maggior parte di quei ragazzi tornati per miracolo o per fortuna è un derelitto nell'anima prima ancora che nel corpo e fortuna è vox media e lui ha capito che se voleva che i suoi figli avessero una vita diversa dalla sua una vita che non fosse piena di dolore e sacrifici, come diceva lui doveva emigrare e fortuna ve l'ho detto, è Vox Media. E sembra che Antonio sia destinato però a vedere sempre la parte dolorosa di quella parola maledetta. La guerra, la prigionia, l'emigrazione e poi il terremoto dell'Irpini e la sua famiglia distrutta dalla perdita di suo figlio di 33 anni. Anche il suo amico Pietro è morto, se n'è andato ancora più lontano del Venezuela. Eppure Antonio lo sa, se troverà delle scocce di patate lassù in paradiso le terrà da parte per lui e le divideranno come fanno i fratelli. Io sono convinta che Pietro, che questa sera è con noi e lo ringrazio. Ecco, Pietro, secondo me, ha ereditato dal suo papà la forza d'animo, il coraggio, la caparbietà e soprattutto il senso della dignità. Pietro, fortuna è vox media e io so che, come il tuo papà, te la sei costruita pezzo per pezzo, edificata centimetro per centimetro, pietruzza per pietruzza, ricostruendo, partendo da chi sei, ricostruendo la storia del tuo papà per rendere omaggio ad un ragazzo di Pesco Pagano che ha avuto la fortuna di nascere nel 15, di farsi la guerra d'Africa e la ritirata di Russia, di ottenere una licenza per guadagnarsi due anni di campi di prigionia in Germania. Pietro ha voluto restituire onore ad un uomo che non si è mai piegato, che ha preferito emigrare, un uomo che ha scelto di costruirsela da sola la fortuna, che se anche se è Vox Media non si può barattare con l'onore, con l'essere un uomo. E il riconoscimento è arrivato nel maggio del 2017, quando il Presidente della Repubblica gli ha conferito la medaglia d'onore alla memoria. Con tanto di cerimonia poi il 2 giugno successivo. E poi ancora il 20 gennaio del 2020 al Comando militare dell'esercito Basilicata, un'altra medaglia commemorativa. Ora, Antonio e suo figlio Pietro hanno imparato dalla vita che fortuna è vox media. Però sanno anche che ciascuno è l'artefice della propria. E loro se la sono costruita con le unghie e con i denti, col sudore della fronte e le scocce di patate, con l'amicizia per due rose del deserto sbocciate nei campi di concentramento tedeschi e con l'amore di una famiglia che ha resistito alla povertà all'Oceano Atlantico. E poi a proposito di famiglia c'è una storia incredibile che io, che sono lontana oltre 1.500 km da quel mondo, non potevo sospettare. È una storia che mi ha mandato, manca a dirlo, Mauro. Mauro è incredibile. Mi ha mandato questi documenti, io, appena ho visto, ho ripensato subito alla, alla storia di Eva Maria Levi. Non so se conoscete questa storia incredibile, Il violino di Auschwitz. Ve la dico velocissimamente, perché sennò no, qui non finiamo. Comunque, eh, sostanzialmente, la storia è questa: cioè, ehm, Enzo Levi, un ragazzo sopravvissuto al campo di concentramento di Monowitz. Um, per prima cosa andò a cercare sua sorella Eva Maria che invece era stata deportata da Auschwitz insieme al resto della famiglia solo che tutto quel che era rimasto di questa splendida ragazza ebrea non era che il suo violino un violino a cui lei era legatissima che Enrico, aveva. Eh, Enzo scusatemi aveva trovato gettato in un magazzino di quel luogo senza Dio mezzo rotto tra l'altro eppure era lo scrigno prezioso di milioni di uomini e donne di bambini e di sogni fatti vento fatti polvere ridotti in cenere. Enzo non andò mai dal liutaio a riprendersi il violino di Eva Maria, lui gli aveva consegnato per farlo sistemare, solo che poi non, non era riuscito a sopportare l'orrore, il dolore, lo strazio disumano della deportazione del campo di concentramento, della perdita di Eva Maria e della sua mamma. Enzo, come altri sopravvissuti alla barbarie nazista e ai campi di concentramento, Fosse fino alla sua vita che non aveva ancora 36 anni. Ecco, però, se fosse andato da quel liutaio di Torino, lui avrebbe scoperto che dentro la cassa armonica c'erano ancora resti di cenere, polvere di sogni e d'anima di un milione e mezzo di persone. E c'era un biglietto che lui stesso aveva scritto per sua sorella: Ter Musik macht frei, che vuol dire La musica rende liberi. Ecco, Damiano Tosolin. Era il figlio di Teodoro e Maria Zuanelli. Era un ragazzo di appena vent'anni ed era un musicista. Era stato però mandato in Russia a fare la guerra nell'ottobre del 42. E la sua storia è la storia di altri 90.000 nostri ragazzi, sostanzialmente mandati a morire lungo le sponde del Don, così sciaguratamente presenti ai nostri occhi negli ultimi due anni e oggi ancora, purtroppo. La storia di Damiano, però, è anche la storia tristissima e sinceramente profondamente ingiusta. Di almeno altri 75 ragazzi della Vicenza, divenuti senza patria con la fine della seconda guerra mondiale. Perché Damiano, per esempio, era nato a Grisignana, in provincia di Pola, poi c'era libero anche lui di Grisignana. C'era Italo, Ferruccio, Giovanni, loro erano nati a Fiume, Renato era nato a Capodistria, Albino a Caporetto. Ecco, questi nomi sono i nomi di alcuni dei 76 caduti e dispersi. In. Uh, scusatemi, caduti e dispersi istriani e dalmati della campagna di Russia. Loro, rei di essere nati in quelle terre perse dall'Italia poi insieme alla guerra, non hanno avuto un monumento, una cerimonia, nulla, neanche una targa con il loro nome. Non una tomba, come se anche la loro anima è stata straniera in quelle terre contese. Non un fiore, non un fazzoletto di terreno sopra il quale crollare. Sotto il peso di tanto dolore, non una lacrima italiana per loro, no? Come se il dolore delle famiglie avesse bisogno del passaporto. Damiano Tosolin, classe 22, era un fante della Vicenza. Devo dirvi, era un bellissimo ragazzo estriano di vent'anni, mandato a fare la guerra nel reparto musica della compagnia comando di reggimento del 277 Quindi lui non era un soldato di professione e non aveva neanche avuto un addestramento militare dignitoso, questo come tra l'altro molti fanti della Vicenza. Quella divisione comandata da Etvaldo Pascolini doveva servire all'armir solo di rincalzo per rastrellamenti o poteggiamenti nelle retrovie. Era composta prevalentemente da riservisti anziani o ragazzotti praticamente senza addestramento militare. E se l'equipaggiamento dell'armir era discreto, quello della Vicenza era pessimo, così come l'armamento. Dovete figurarvi che quando arrivarono, gli alpini iniziarono a cantare loro la canzonetta che andava molto in voga in quegli anni e la soprannominarono la divisione Brambilli. Cioè dovete capire che dei 9000 effettivi 1100 erano conducenti di muli e poi un altro migliaio barellieri, autisti, radiotelegrafisti. Cioè significa che neanche 7000 di questi avevano un buon addestramento. Cioè significa che dei 9053 effettivi della divisione Vicenza 6.840 uomini, ragazzi, figli, padri, fratelli, nipoti, questi non sono mai tornati a casa. Damiano era un musicista, forse un trombettiere. Uno di quei 2.000 militari di truppa mandati a fare la guerra in Russia, che aveva appena compiuto i vent'anni. Uno di quei 2.000 mandati tra i servizi a fare da rincalzo nelle retrovie. Solo che un paio di mesi dopo erano stati mandati tutti in prima linea a sostituire la Giulia Decimata. Damiano era un musicista, forse un trombettiere, un bellissimo ragazzo di appena vent'anni della Vicenza, morto... Scusatemi, ci sono... Vi chiedo scusa. Damiano, vi stavo dicendo, era un musicista, forse un trombettiere, era un bellissimo ragazzo di vent'anni. Lui è morto nella steppa nel dicembre del 42 o forse nel gennaio del 43, insieme ad altri 6.839 uomini della Vicenza, ragazzi, poco più che ragazzini spesso. Ma lui era anche uno dei 76 ragazzi estranei o dalmati della divisione Brambilla, quella divisione che aveva fatto ridere gli alpini per il loro armamentario, quella divisione armata solo di buona volontà, e poi decimata, massacrata e annullata dalle artiglierie russe. La sua mamma Maria e il suo papà Teodoro non si diedero pace. Scappati dalle loro case, scacciati dalla loro stessa terra, stranieri senza patria e forse senza speranza. Non smisero un attimo di cercare il loro figlio. Un ragazzo di vent'anni, che fecero stampare tante fototessere di Damiano nello studio di Pasari a Roma. E le affidarono a una persona meravigliosa, Donna Letizia. Letizia Svevo Fondasavio, che era la figlia dello scrittore italo. Soprattutto era la mamma di tre ragazzi morti tutti e tre durante la seconda guerra mondiale, tutti e tre in Russia. Maria e Teodoro si affidarono a lei. Vi chiedo gentilmente di spegnere i microfoni. Maria e Teodoro, dicevo, si affidarono a lei per trovare loro figlio e gettarono il cuore in quelle. Potrebbe essere, Le avevano scritto tutti i dati di Damiano, li avevano scritti sia in italiano che in tedesco per trovarlo dovunque lui fosse pur di avere notizie del figlio. Damiano non è mai tornato a casa e il fatto è che Damiano non avrebbe più avuto una casa in cui tornare. Marietta e Dora non avrebbero avuto neanche una casa in cui accogliere il loro figlio, né una tomba sulla quale piangere, non un pezzo di terra sul quale accasciarsi e versare lacrime per un ragazzo di vent'anni che faceva il musicista e che era stato mandato a fare la guerra. Ora Damiano è in Russia, insieme ad altri 75 ragazzi istriani e dalmati della divisione di scienza, ragazzi dimenticati, senza una targa o un monumento, ragazzi senza tomba. E forse, chissà, Damiano è tornato a fare il musicista per quei 90.000 ragazzi italiani, 90.000 figli, padri, fratelli, addormentati per sempre nella gelida steppa, vegliati dai girasoli e dallo sguardo amorevole di chi non ha mai smesso di cercarli e di aspettarli lo sguardo amorevole di chi non ha mai smesso di amare, perché per music macht frei, ma l'amore rende te. E poi, e poi c'è una storia pazzesca, che a me ha fatto venire in mente una frase che una volta mi ha detto mio papà. Io ve la dico in italiano, però non è la stessa cosa, perché in italiano è grosso modo, occhi che avete conosciuto il pianto, piangere. Io, quando l'ho sentita pronunciare da mio padre, mi ricordo, lui l'ha pronunciata quasi a denti stretti. Occicato visto cianceri cianciti. Che vuol dire che per certi occhi il dolore sembra non essere mai abbastanza. Sembra quasi che certi occhi siano destinati a lasciarsi percorrere da fiumi in piena. Occicato visto ciangeri cianciti. Ecco, gli occhi di Gaetana sono occhi che hanno conosciuto troppo pianto. La donna più onesta di Giarratana, mi ripete la mia adorata Filippa, che è una donna meravigliosa, una donna piena che ha conosciuto tanto dolore nella vita, ma che non ha mai permesso al dolore di abbrutire il suo cuore. È stata Filippa di Pazzaro e Mernuccio, che è la mamma di Dialogo, il giornale per cui io scrivo, a parlarmi di Gaetana e a raccontarmi quel po' che si sapeva, quello che si mormorava in paese. Perché Gaetana, la donna più onesta di Giarratana, come ripeteva la nonna di cui Filippa porta il nome. Gaetana indossò il bianco per l'ultima volta il giorno del suo matrimonio e poi dal giorno dopo si mise il nero del lutto perché era morto il fratello. Gaetana, occhi tristi. <ride> Quanto l'hai pagato era notte d'amore. Si era sposata a Gaetana, aveva sposato il suo Andrea. e Avevano avuto un bambino nel 1913, Antonio. Poi Andrea era stato richiamato alle armi per lo scoppio della Grande Guerra ed era dovuto partire. Andrea Angelica era nato il 4, il 4 aprile. Del 1891, condividiamo anche il giorno di nascita a Giarratano. Lui era troppo grande per andare al fronte, quindi fu mandato in un paesino vicino a Giarratano. Non sappiamo se fosse stata Chiaramonte Gulfi o Vizzini, ma comunque pochi chilometri, neanche 15. Ecco, una notte di febbraio del 16, Andrea era scappato dalla sua caserma, quella in cui prestava servizio. E era corso da questa sposa giovane, l'aveva raggiunta a nottetempo nella casa, nella loro casa. Di via vizio e si erano amati. Poi, poche settimane dopo, forse non più di due, Gaetana era stata convocata presso l'ospedale militare di Palermo, perché Andrea era stato ricoverato e lei doveva raggiungerlo. E ha fatto in tempo a guardarlo per l'ultima volta e a coprirgli il volto con un lenzuolo bianco. Andrea Angelica è morto il 2 marzo del 1916 per malattia. Ciangeri Ciangcino. Andrea si è addormentato in un letto di ospedale e non ha mai saputo che in quella notte d'amore, quella notte in cui lui era scappato dalla caserma di Chiaramonte o Vizzini, quella notte in cui aveva camminato per una decina di chilometri per andare a Giardatana a rivedere Gaetana e il suo piccolo Antonio, quella sarebbe stata l'ultima volta in cui lui li avrebbe visti. Nessuno dei due, né Andrea né Gaetana, sapeva che quella notte sarebbe stata la loro ultima notte d'amore. Non lo sapeva Gaetana. Ma da quella notte lei non avrebbe mai più amato un uomo. Donna Itana, la donna più onesta di Gerratana, Gaetana dagli occhi tristi e il cuore spezzato, ma che ne sapeva la gente della fuga d'amore di Andrea. In realtà non, non lo sapeva neanche lei, quando l'aveva rivisto nel letto d'ospedale quando ha coperto il capo del suo uomo con il lenzuolo bianco dei morti. Andrea si è perso e non sa tornare. Non lo sapeva neanche Gaetana, neanche lei, Gaetana dagli occhi di lacrime, che quella notte d'amore avrebbe lasciato il segno nel suo ventre. E Gaetana è diventata madre per la seconda volta. Per la seconda volta avrebbe dato alla luce il figlio del suo Andrea, il frutto della loro ultima notte d'amore. Occhi che avete conosciuto il pianto piangeva. Il 16 ottobre di quello stesso 1916, Gaetana. Avrebbe conosciuto il sapore della felicità e i suoi occhi avrebbero pianto, però stavolta di felicità aveva partorito Andrea, frutto di una notte d'amore eterna, frutto dell'amore eterno. Andrea, come il suo papà, piccola Gaetano. Non lo sapevi, non lo sapevi ancora, però i tuoi occhi avrebbero conosciuto di nuovo l'orrore della guerra perché Antonio, il suo figlio maggiore, era stato chiamato alle armi in Trentino a raccogliere delle bombe in esplose. Invece Andrea aveva deciso di seguire un attendente con cui aveva legato tanto e che lui diceva lo faceva sentire al sicuro. Quindi guerra sì, però stare tranquilli. E quindi dove puoi stare tranquillo se non con la Torino, 81 reggimento di fanteria in Russia? Andrea Angelica o Andrea scrisse alla sua mamma per l'ultima volta il 28 febbraio del 43, dal campo di prigionia 188, Tambov, e qui molti di voi lo conoscono. Un suo concittadino ha raccontato ai suoi nipoti che Andrea era stato ferito durante la marcia del Davai. Forse mh, quella ferita gli risultò fatale e dopo quella lettera nessuno ha mai più avuto sue notizie. Andrea si è perso e non sa tornare come l'Andrea di D'Andrea. Andrea si è perso, Gaetano. Dopo tanti, i tanti baci che ti aveva mandato in quell'ultima lettera, quella in cui ti aveva scritto anche col destino, non c'è niente da fare e poi ancora baci, baci e baci come se fossimo da presenza il tuo affezionato figlio per la vita Gaetana mi dispiace, lui non tornerà a casa lui sparirà nel nulla si è fatto vapore si è fatto acqua e pioggia e neve si è fatto lacrime per i tuoi occhi i tuoi occhi che conoscevano così bene il pianto, i tuoi occhi tristi Gaetana Gaetana oggi dorme, dorme nella tomba di famiglia del cimitero di Giarratano lontana dal suo Andrea, che è sepolto ancora a Palermo e distante centinaia di chilometri dall'amore della sua vita. Quell'uomo che per lei era scappato a piedi dalla caserma di Chiaramonte o di Vizzini, non lo sappiamo, per amarla un'ultima volta e che in quella notte d'amore le aveva regalato un altro Andrea. Gadana non aveva mai smesso di aspettare l'altro Andrea. Figuratevi che aveva fatto fare un libretto di risparmio a suo nome e ogni mese versava una parte della sua pensione per quando suo figlio sarebbe tornato. E ogni volta che i carabinieri la chiamavano per dichiarare la morte del figlio, lei si rifiutava, nonostante la prospettiva di una pensione di tutto rispetto. E lei diceva, io non voglio soldi, io voglio mio figlio. E se ne andava. Vedete? Poi ci visto ciancere i scianciti. Ora, dicono che il dolore abbrutisca l'anima, che renda l'uomo malvagio. La storia di Gaetana è una delle storie più tristi e toccanti che io abbia conosciuto. Eppure i suoi nipoti, quel pomeriggio non mi hanno raccontato quella storia, erano tutti presenti, tutti. Ci sono tutti e quattro i figli di Antonio, che era tornato dal Trentino dopo aver passato mesi o forse anni a raccogliere ordigni inesplosi. C'è Teresa, che è la più grande, e che è la figlia della prima moglie di Antonio, che era morta giovanissima per le complicazioni della gestosi gravidica. Inoltre, da piccola, una meningite ha intaccato parte del corpo di Teresa. Però lei non ha smesso per un istante di regalarmi il suo sorriso splendido. Ed è lo stesso sorriso che trova in sua figlia Rita e in Chiara, la piccola. Anche questa bimba è presente in un pomeriggio di agosto caldissimo. Però non c'è suo marito, non c'è il papà di Rita, perché è morto più di vent'anni fa. O chi che avete conosciuto il pianto, piangete. C'è Andrea, che porta nel suo nome la storia della sua famiglia, il senso de del dolore di Gaetano ma anche quello dell'amore di una sposa e di una madre che non si è mai rassegnata all'amore, che non si è mai lasciata spezzare. E c'è Gaetana, detta Tanina, questa sera c'è anche lei, organizzatrice insieme a Filippa di un pomeriggio straordinariamente carico di emozioni. Tanina è il vero borgomastro dell'amore familiare, una donna straordinaria e questo si vede sin da subito, c'è anche suo figlio Antonio e figuratevi che è lui che legge l'ultima lettera di zio Andrea, poi c'è suo marito Pippo. È rimasto in disparte fino alla fine. Anche il suo papà ha fatto la guerra e ha conosciuto il dolore, si è fatto anche la prigionia. E mi promette che mi racconterà, che mi farà avere materiale e tutto, però quel pomeriggio è solo per Gaetana e per gli Andrea. Infine c'è Giuseppe, accompagnato da suo figlio Adriano. Giuseppe è stato in silenzio per tutto il tempo. Siamo stati seduti accanto durante tutta la mia visita e non mi ha detto una sola parola, mi ha guardata. Mi ha sorriso, mi ha fatta sentire a casa, ma in silenzio. Soltanto alla fine, quasi con pudore sottovoce, mi racconta di essere stato lui ad aver acconsentito alla dichiarazione di morte dello zio Andrea. Però lo ha fatto perché non si poteva più farne a meno. Cioè, di fatto, sono passati 80 anni dalla data di dispersione e non c'è più nessuna possibilità che sia vivo. Eppure, nonostante questo, se voi andate a controllare i documenti ufficiali, troverete il nome. Di Giuseppe, che continua a cercare fino alla fine suo zio. Però Andrea si è perso. Io so e lo so che in quel caldissimo pomeriggio d'agosto Gaetana era lì con noi e i suoi occhi, quei suoi occhi tristi, quegli occhi che hanno conosciuto tanto pianto, quel giorno si sono riempiti di lacrime, ma stavolta lacrime dolci, gocce di tenerezza, di gratitudine e d'amore. Per una famiglia che non ha mai smesso di amare. E adesso vi racconto l'ultima storia sperando di riuscire a trattenermi. Perché questa storia mi tocca tantissimo, non lo so perché. E eh, ho deciso che ogni paragrafo di questa storia è introdotto dai versi di una canzone. Per questioni per problemi di copyright, per ev evitare che poi il video venga bloccato, vi no, non canto, vi risparmio questo strazio. Ma eh, leggerò i versi, vi dirò chi è l'autore e poi vi racconterò la storia. La prima canzone è I Food the Love, appressa a te, amor che a me me fa le feu. la glace, plaisir, dolor. Angelo Branduardi, food the love. Bene, lo scorso dicembre. Passeggiando per le vie di Praga insieme a mio marito, mi sono imbattute in un duo di musicisti, un violino e un violoncello. Né io né Gino siamo riusciti ad andare oltre, cioè quei due ragazzi ci hanno stregati, ci hanno sedotti e noi siamo rimasti lì, impalati a guardarli, come incantati dalla magia della musica. E quel che ricordo benissimo è che a un certo punto ho preso il telefono, ho girato un video e l'ho mandato alla mia amica Paola. Paola Galardi è la ragazza splendida che ha introdotto la sera lei è nel mio cuore ed è una mia per me mia sorella d'anima io ero sicura che paola avrebbe colto tutta la magia di quel momento non tanto per la musica non solo per quello quanto perché in quel momento il mondo non aveva confini a lei che parla l'italiano meraviglioso che parlano i toscani, che mi fa battere il cuore con i suoi codesto e che adesso mi ha detto che dice anche codesto così, il cuore me lo fa battere ancora di più. A lei dicevo, in con quel video mi ha mandato un messaggio e le ho scritto, Paola, la musica è una lingua internazionale, lo è e parla tutti i diretti del mondo, proprio come l'amore. Paola l'avete vista, cioè è una di quelle persone che ti entra nel cuore appena la conosci. È vulcanica, è sorprendente, ha una sensibilità femminile bellissima che però non rischia mai di essere stucchevole. lei è arrivata in fronte del Don insieme al dottor Morelli. Io sinceramente credo si vogliono bene come fratello e sorella. Però è una cosa che mi fa tanto ridere, loro si danno del lei. Cioè lei lo chiama dottor Morelli e lui la chiama dottoressa Galardi e tra di loro, poi mi racconta Paola, parlano pistoiese. Insieme eh, loro hanno scritto un libro dedicato al cugino di Paola, che era un ragazzo che è morto in Russia sul fronte del Don. Si chiamava Alfiero Innocenti ed era un bersagliere di 24 anni. Loro hanno scritto un libro dedicato ad Alfiero e secondo me lo hanno scritto in una lingua d'amore. C'è una lingua che parla tutte le lingue del mondo e tutti i dialetti d'Italia. Questa è di Fabrizio De o del Supramondo. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile, come passa il dolore. La storia del Fiero innocenti l'hanno raccontata loro, lei col cuore e con l'anima, lui col cuore e la mente. La storia del Fiero è la storia di tanti ragazzi che non hanno fatto ritorno dalla Russia. Non uno dei tanti, comunque non per me e non per Paola, cioè quei solchi dell'epigenetica. Lascia nel segno, senza che noi ne abbiamo consapevolezza. E a lei quel dolore di quel non ritorno ha scavato il cuore sin da bambina. L'ha solcato, come la ricordate, quella gutta qui cavat lapidem, non con la forza, respirando con lei e crescendo con lei. E lei, la donna vera qual è? Ha deciso di affrontarlo questo dolore, di dargli voce, forse anche di urlarlo. E alla sua umanità così meravigliosa, alla sua passione travolgente, ha fatto da contraltare il dottor Morelli. Perché lui è un vero gentiluomo d'altri tempi. Ecco, ha studiato, ha ricostruito, ricostituito, esaminato e infine scandagliato il percorso di Alfiero, dalla partenza dalla stazione di Pistoia, quando il papà di Paola aveva salutato per l'ultima volta questo cugino che amava tanto, fino alla zona di Mescovia, fino alla fine di Pallino. E l'ha fatto con una meticolosità da vero ricercatore, con un'attenzione degna di un cardiochirurgo. Un cardiochirurgo non a caso, perché Patrizio sapeva che aveva tra le mani il cuore di Paola e di tutta la sua famiglia. Tutta una famiglia con la stessa cicatrice scavata dal non ritorno di Alfiero. E il cuore degli altri si tocca con i guanti di seta. Non piangere per me. Ci ritroveremo ancora sai, in qualche splendido giorno. Modena City Rembers, qualche splendido giorno. Io con la storia di Alfiero voglio iniziare dalla fine, dai racconti che eh, mi ha fatto Paola. Quella volta in cui sua zia Laudomia, che era la mamma di Alfiero, vedendola, come dice lei, prignare sullo studio di un esame, la redar qui. Qui non si piange. A me, mi è morto un bambino, le lacrime non ne ho più. Un bambino. Per le mamme i figli sono sempre bambini. Lui era nato a Pistoia il 18 aprile del 21. E poi... Era morto il 18 dicembre del 1942, intorno alle 7.10 di mattina, quando i russi, partendo da quota 163.30, percorrendo praticamente meno di un chilometro, avevano travolto il, il plotone di destra dell'undicesima compagnia del terzo reggimento Persaglieri, quella di Alfiero. Aveva 24 anni e forse un bambino lo era per davvero. Il papà di Paola, Rolando, che l'aveva accompagnato alla stazione per andare poi incontro alla morte. Era andato cercando informazioni su di lui quando i pochi sopravvissuti rim erano rimpatriati dalla Russia e aveva incontrato il generale del terzo bersaglieri che l'aveva messo in contatto con un tenente di La Spezia, sopravvissuto ai combattimenti prima e alla prigionia poi. Proprio durante la prigionia, aveva saputo da alcuni bersaglieri del terzo, prigionieri come lui, che il fiero era stato colpito in fronte. Chiedere a quei bersaglieri di confermare sarebbe stato impossibile perché erano morti tutti. Morti di freddo, morti di fame, di stenti, morti di botte. morti in Russia. Lo colse in fronte una margherita, Peppino Gagliardi, la ballata dell'uomo in più. Alfiero era solo morto prima degli altri, pare dopo aver dimostrato tanto eroismo da volerlo proporre per una medaglia. Forse era per davvero solo un bambino, perché pare che quando aveva capito che la scarica di Mitra era per lui, lui era poco più di un bambino aveva chiamato la mamma ed era morto. Forse per un po' ci hanno anche creduto Gigi e Laudomia, i suoi genitori, i genitori di Alfiero, gli zii di Paola, ma anche di Rolando, quello stesso nipote no? che andava cercando informazioni tra i deduci. Un tenente amico di Alfiero, un certo Franco Santoro, aveva spento qualunque possibilità di spiraglio di luce nei cuori di quei genitori, perché in una lettera del novembre del 46 indirizzata alla mamma di Alfiero, le diceva... Della sua angoscia dopo i combattimenti per la sorte di quel suo caro amico che non rispondeva più alle sue continue chiamate. E allora aveva chiamato il comandante della compagnia e aveva chiesto del loro amico comune Pallino, che lo chiamavano così, forse perché davvero era un bambino. E lui gli aveva detto che era tondo, eh, Pallino sta bene, eh, è in paradiso. E poi raccontava che prima di morire aveva strappato il piumetto del suo emetto da bersagliere e se l'era stretto il cuore. Anche Gigi, il suo papà, lo considerava un bambino, e addirittura lo scrive chiaramente in una lettera nel gennaio del 43, indirizzata a un tale Giussani, che era un amico di famiglia, impiegato presso il Ministero della Guerra. Partì di qui, diretto in Russia, scrive: Il mio bambino. C'era ancora speranza quando aveva scritto quella lettera. Sperava ancora che suo figlio fosse vivo, magari prigioniero, ma almeno vivo. Va bene così. Nemekit Pa, non andare via, dice a Poi. Gigi, il papà di Alfiero, l'aveva supplicato di non partire. Paola lo racconta con una potenza devastante di una fotografia. Cioè, c'è il suo papà, quel cugino ancora più bambino di Alfiero, quel Rolando, che l'aveva accompagnata alla stazione dei treni e non l'avrebbe mai più rivisto, che mima tutta la disperazione del zio Gigi. Le mani tra i capelli ed una sola frase ripetuta mille volte: Non andare, non andare. E in quella supplica c'è tutta la disperazione di un uomo che sa benissimo che cos'è la guerra e che cos'è la prigionia, e sa di quanto orrore e follia è capace l'uomo. Era il suo bambino, anche se era un uomo bello e fatto, o forse era solo un bambino per davvero, un giovane ufficiale dei bersaglieri che fiero ed eroico, però era morto chiamando la mamma, come i bambini, ma come tutti i soldati di tutti gli eserciti, tutti morti chiamando la mamma. E Gigi la guerra l'aveva conosciuta benissimo perché era della classe del 99 e se era fatta la grande guerra, si era fatto anche la prigionia ed era tornato con l'anima spezzata, massacrata, però poi aveva conosciuto l'Audomia, l'aveva sposata e la vita forse poteva rinascere, poi era nato il fiero e il mondo era rifiorito e la vita era risorta nel sorriso di quel ragazzo, il loro unico figlio. Ora che è morto, la patria si gloria di un altro eroe alla memoria, cantava De André nella ballata del vero Gigi era un antifascista e secondo me doveva essere anche un bravo uomo, aveva un negozio di genere alimentare come mio nonno e aveva avuto non pochi guai nella vita, lui dava i bisognosi più di quello che la tessera nonaria permetteva di dare e per questo era stato picchiato e ricinato e forse per questo mi racconta Paola non volle chiedere nessuna medaglia per Alfiero forse chi gliel'avrebbe poi appuntata al petto? Sarebbe stato chi prima l'aveva bastonato. Aveva cercato di strappargli l'anima a forza di botte. Chi quella maledetta guerra la considerava santa. E a lui, al fiero, gli avevano portato via tutto. Tutto. Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera. E quanti occhi senza niente accanto a me. Chissà se mai la finirà. Chissà se tu mi rivedrai. Massimo Priviero la strada Leudavai La storia di Alfiero è finita il 16 dicembre del 47, quando presso il comune di Pistoia si constatava che in data 11 giugno 1947 il comune di Pistoia con atto notorio confermato dai carabinieri segnalava a questo distretto militare che il nominativo innocente Alfiero di Luigi e della Braccini Laudomia nato il 18 aprile 1921 a Pistoia, sottotenente, eccetera, eccetera. In occasione di fatto d'armi, avvenuto il 19 dicembre 1942 in Russia, scomparve e che dopo tale fatto non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente accettata la morte o la prigionia. La storia di Gigi Laudomia, invece, è finita il 18 dicembre del 1942 quando una scarica di mitra ha preso in pieno il loro unico bambino, quando era solo un ragazzo, o forse solo un bambino, che un istante prima di morire aveva chiamato la mamma. un Ringraziamento sincero alla, alla banda musicale della Città di Modena, E la banda Belloardo Risadelli, diretta dal maestro Corrado Civello, che ha eseguito Il Silenzio Fuori Ordinanza nell'arrangiamento del maestro Fulvio Cre. Un ringraziamento altrettanto sincero al. Corso musicale dell'ICS Traina che aveva preparato un lavoro. Se non fossimo riusciti a farlo in tempo con la banda musicale, grazie a Gino che ha elaborato il video e mi ha supportato in tutto questo, e a voi per essere rimasti così tanti fino alla fine. Io sono commossa e vi ringrazio. <ride> Ho finito. Eh, grazie a eh, te, Giuliana. Mi sento un po' come alla fine di una bella sinfonia. Eh, quando si rimane interdetti e non si vuole neanche rompere l'atmosfera che si è creata con un battito di mani. Credo che tutti noi vorremmo battere le mani al, al ringraziamento nei tuoi confronti, è solo, solo questioni tecniche. Ce lo, ce lo impedisce, grazie, le emozioni che ci hai reso sono, sono state molto forti, molto, molto profonde. Eh, le apprezziamo moltissimo. Non, no, non immaginavo, anche se eh, ero consapevole dei notevoli, come dire, delle notevoli frecce che tu hai di solito nei tuoi, nei tuoi archi e nel tuo lancio. Non immaginavo un, una, una, una lirica come quella che ci hai che ci hai fornito grazie Siriana mi prendo la parola per eh, ho ringraziato eh, veramente commosso a quello che Siriana ci ha fatto vedere credo che ci siano molte emozioni condivise tra quelli che sono presenti questa sera e ricordo che ci sono la possibilità di dialogare in questo gruppo con l'autrice di questa serata in modo particolare. Raffaello gestirà questa, la gestione di queste domande. Voi indicate semplicemente il vostro nome nella chat e Raffaello, secondo una, una, una graduatoria che sarà formata semplicemente dalla vostra. Eh, messa in, della vostra scrittura no? vi darà la parola e, e, e io vi invito a, a contribuire a mantenere questa emozione che mi sembra sia particolarmente importante e particolarmente significativa Ecco, mi, consentitemi soltanto di dire che questo è Fronte del Do questo è il gruppo che io, eh, a cui io sono fiero di appartenere questo è un gruppo eterogeneo è un gruppo Formato da sensibilità diverse, accomunato dal desiderio di contribuire alla memoria dei fatti di Russia, ma solo perché noi abbiamo quei fili che, che Siriana diceva all'inizio che ci portano lì. Ciascuno di noi ha il suo personale filo che porta lì. Se fossero stati altri fili, saremmo finiti in Albania, saremmo finiti in Africa Settentrionale, saremmo finiti nel mar Mediterraneo, in tutti i luoghi in cui quella maledetta guerra portò i nostri nonni, i nostri zii, i nostri padri. E questa combinazione ci porta in Russia e noi abbiamo intrecciato i nostri figli e intrecciandoli abbiamo condiviso oltre alle emozioni delle nostre singole ricerche, all'aiuto che ci siamo dati e che ancora ci diamo in questa ricerca che probabilmente non avrà mai fine, ci siamo anche dati l'impegno della conoscenza, l'impegno dello studio, l'impegno dell'approfondimento, perché non fu un destino ingrato a portare i nostri soldati in Russia, non fu la sorte che portò i nostri soldati in Russia, o perlomeno portò la sorte nel senso che qualcuno andò, qualcuno non andò, ma solo quello fu un'incertezza. La guerra non è una casualità della vita, la, vita, la guerra è una scelta. Probabilmente in una certa misura è una, è una scelta indispensabile, ma è una scelta e quella scelta, 70-80 anni fa, l'Italia la fece, la fece con nomi, con, con cognomi, la fece con condivisioni. Noi partecipammo a quella guerra, non nascondiamoci, non rifiutiamo la conoscenza della storia. Noi a quella guerra ci andammo con le diverse consapevolezze delle diverse partecipazioni alla vita nazionale, ma ci fu un'adesione a quella guerra. Il fascismo non fu una malattia estemporanea della nostra nazione. Il fascismo è l'autobiografia della nazione, quindi non, non, non rifiutiamo la conoscenza, non nascondiamoci sotto le emozioni, dobbiamo conoscere cosa avvenne e cosa fu. Basta, ho detto fin troppo. Scusatemi, grazie Siriana, a te Raffaele. Uh, mi sentite? Sì. Ok, grazie anche da parte mia Siriana. Non ti riporto il chat della videoconferenza, te la devi leggere da sola e penso sarà sicuramente più piacevole per te che se lo facessi io, anche perché sono troppi commenti. E... Mi tocca l'ingrado compito di invitare le persone a parlare. Allora, la prima a cui do la parola è Maria Cristina Chioffi, che si è offerta gentilmente di intervenire sono per qua. prima per cui lo faccio, eccola qui: salve, buonasera. Sono qua. Io vi chiedo scusa Andrea, vi faccio vedere perché lo sentite anche dalla voce e eh, che sono un, un po' influenzata. E che dirti, sì, Iana? Allora, eh, prima di tutto, la sorpresa, non me l'aspettavo e con la sorpresa è arrivata la commozione. Stasera poi sono anche messa male, la commozione è stata ancora più forte. E Ho una... non so se riuscirò bene a esprimere quello che vorrei dirti, io spero che ci sarà. Un'occasione di incontrarci di persona, e, e così eh, potremmo raccontarci ancora di più, perché comunque di fronte a questo mezzo, eh, sì, anche se si possono, in un gruppo così bello, si possono condividere eh, anche i sentimenti, eh, però di persona diventerebbe e sarà sicuramente più facile. Ho nella testa tanti pensieri e parto, ecco, da, da quella che, da alcune cose che tu hai detto, e, e da quella che è mm, il perché. Io mi sono ritrovata qui e eh, sono con voi, e in tutti questi anni eh, sto seguendo eh, questo interesse. Mi sono interrogata molte volte su questo perché credo che veramente ci sia questo filo invisibile che, che mi, trasporta, mi trasporta lungo un percorso che sembra già prestabilito e fra l'altro in questo momento, per questo momento intendo oggi, ieri, questi proprio questi giorni, eh, Forse la risposta a, per, a questo perché la sto trovando in modo più evidente, ci arrivo, ci arrivo dopo. Però parto da un po' più lontano, da me bambina. A casa non si parlava della guerra, il papà soffriva troppo, se la ricordava, però c'erano questi flash e in questi flash comunque si percepiva questa sofferenza. E una figlia che vede soffrire o che legge nello sguardo, nella, nel gesto, in quel non detto, ma legge la sofferenza di un padre, eh, non ha bisogno di tante parole. E questo resta: resta, non so se per l'epigenetica o per l'ambiente, resta impresso nel DNA. Resta impresso come resta impresso? Il ricordo di tutte le note di Natale non c'era note di Natale allora che non ci fosse memoria di quell'evento, di quella riunione, ma non c'è neanche note di Natale oggi che io non ricordi quello che lui ci raccontava e non ricordi il suo sguardo, il suo perdersi verso qualcosa che solo a lui parlava, ma che oggi con quello che so, con quello che ho recuperato, dice molto anche a me. Poi tu hai parlato della mia nonna, di quel momento in cui gli scrive la lettera, il giorno del suo compleanno, il giorno in cui lui tentò l'uscita da Millerovo assediata. Io però, e hai parlato delle mamme. Sicuramente uno dei motivi per cui io sono qui, il mio interesse, è nato anche da quella eredità che io ho ricevuto in quel letto che era poi un letto di morte. E quando lui si risvegliò dal coma e, e liberò quelle parole che non aveva mai detto, dove si ricordava appunto la voce di quei poveri ragazzi che sul filo spinato chiamavano la mamma. Ma c'erano anche i papà. Papà come è diventato lui poi dopo. Papà che io ho conosciuto come nonno e a me fa enorme tenerezza l'immagine di mio nonno, alcuni ceni che ho ritrovato, quando il nonno lo accompagna alla stazione, l'ultimo abbraccio prima della partenza del treno, il sorriso invece stampato in quel volto quando andò a trovarlo. Nel, per la prima volta dopo il ritorno dalla Russia e le tante 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 tantissime lettere che il nonno scriveva non solo a lui anche ad altri alla ricerca delle informazioni ad altri chi un um, gruppo di lettere importanti in tutta questa ricerca sono state le lettere che il nonno scrisse dopo essere riuscita a trovare l'indirizzo in modo investigativo, eh, scrisse alla moglie del dottor Monticelli, Mario Monticelli, direttore dell'ospedale 837, che aveva tre bambini e non vedeva l'ora di confrontarsi con qualcuno per avere notizie. E quindi, io ho trovato tutta la corrispondenza, perché il nonno era un certosino e conservava tutto, e ho trovato la corrispondenza della signora che scriveva al nonno e le minute del nonno che mandava alla signora. Ora la signora non esisteva più. Io era da tanto tempo che desideravo mettere mano a queste cose, ma poi non ho potuto per... Per tutto quello che c'è nella vita di una persona no? di, di lavoro, di famiglia, eccetera. Quando ho avuto un po' di tempo, ho messo mano a queste cose. La signora ovviamente non c'era più, abitava a Rimini, però forse c'erano dei figli, ma io non sapevo niente, non sapevo assolutamente niente. Un sabato pomeriggio mi sono messa al computer, avevo già cercato tante volte. Mi sono messa al computer e mi sono anche divertita perché a modo di servizi segreti investigativi ho incrociato tutta una serie di informazioni. Prima erano dei rami secchi, però poi dai rami secchi ho trovato qualche briciola che mi ha permesso di capire che una figlia c'era, aveva un nome, un nome di battesimo. Con questi mezzi di cui disponiamo oggi e un po' di fortuna, sono arrivata a trovare il numero di telefono. Di casa lei era sposata, quindi aveva un marito aveva una, a cui era intestato il telefono con un altro cognome e non abitava più a Rimini, abitava in provincia di Foggia e io le ho telefonato a casa e quando le ho telefonato gli ho detto io sono la tal dei tali, lei ha capito subito, poi ci siamo trovate e io sono andata a trovarla e le ho regalato con il permesso dei miei fratelli, io ho fatto le fotocopie. Le ho regalato le lettere della sua mamma, lei non sapeva niente, la casa della sua mamma era stata bombardata e lei non sapeva niente di tutto questo. È nata un'amicizia bellissima che tutto resiste e che ha permesso poi la pubblicazione delle memorie del suo papà, importantissime per tutta una serie di notizie, di informazioni anche storiche, alcune delle quali tu hai presentato. Poi un altro spaccato, quell'ambulanza, quell'ambulanza con quel povero martire, due volte martire, dice mio padre, il cui cervello era spappolato sulla parte posteriore, ma la parte davanti col motore ancora andava. La fotografia di quell'ambulanza io ce l'ho, ce l'aveva anche la signora Monticelli, ma io ho trovato il testimone oculare. Di chi aveva visto saltare per aria quell'ambulanza? Io ho trovato il figlio di un altro soldato che era uscito la settimana dopo di mio padre, dopo quando ci fu la battaglia finale, terribile, terrificante, e che lui in mezzo alla parapiglia più generale, a questo attacco che avevano subito probabilmente anche per una. Stupida fermata dove avevano acceso i fuochi, c'era un freddo pazzesco, si erano fermati, avevano messo tutti i camion, gli automezzi, tutti a cerchio, tutti... e lì erano arrivati i bombardamenti dei russi: tutto aveva preso fuoco, tutti scappavano, travolgevano l'uno l'altro. E questo soldato, che sul suo comodino ha conservato fino all'ultimo giorno di vita, un breviario, di cui io ho la foto, con in calcio scritto raccolto sul fronte russo, probabilmente appartenuto a un cappellano militare. Questo soldato, quello che io vi racconto me l'ha raccontato il figlio, questo soldato, in questo parapiglia, in questa confusione tremenda, salta sul predellino di un camion tedesco, sappiamo i tedeschi come si comportavano con i nostri soldati, si aggrappa a quella maniglia che c'è vicino al, al parabrezza e, e incrocia lo sguardo di questo ragazzo biondo tedesco, giovanissimo. Incrocia quello sguardo, immagina che sarà scaraventato a terra. E invece, da quello sguardo, capisce che non sarà gettato a terra, ma che questo ragazzo lo lascerà lì. Questo ragazzo va a tutta velocità con questo camion traballante in mezzo a tutte le buche, a, 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 a tutti la strada dissestata da tutte le bombe. E a un certo punto deve saltare oltre un dosso. Lui vede questo ragazzo che si concentra prende il dosso in direzione perpendicolare con le mani attaccate al volante l'altro attaccato al predellino con tutte le forze quel soldato mette il massimo della velocità e riesce a saltare oltre questo dosso dopodiché davanti a lui c'è un altro automezzo ma davanti a questo automezzo c'è l'ambulanza e l'ambulanza viene colpita in pieno nella parte posteriore. Queste sono tutte ricostruzioni, tutti i tasselli. Ne avrei tantissime di cose, ma tutto questo a che cosa serve? Serve sì a ricostruire la storia, a ricordare, a non dimenticare io. Veramente quando mi sono messa a a mettere in ordine queste memorie, ero convinto che il mondo non ci sarebbe mai più cascato Adesso invece mi dico, ma non è che per caso l'hai fatto apposta perché sapevi, perché dentro di te qualcosa si muoveva che forse non sapevi, qualcuno ti stava dicendo, ricorda perché sta per accadere ancora, non lo so. Di certo so che, e questa è la convinzione a cui sono arrivata in questi giorni, in cui non ho finito di cercare però i miei tempi sono molto limitati. Ho una famiglia pesan pesante, insomma. Sì, ho tante cose da fare e quindi io eh, non sono brava come quelli di questo gruppo eh, che studiano, approfondiscono. Mi piacerebbe, mi piacerebbe tantissimo, ma mi limito a queste faville di umanità da raccogliere. Però ho ancora le mani in pasta e in questo momento sto as scrivendo assieme a una signora che questo filo invisibile mi ha fatto incontrare perché non è una casualità assolutamente. Avrei da raccontarvi anche dei fatti ma non lo faccio, dei fatti te lo, fa lo farò a tu per tu ma dei fatti in cui questo filo del passato si è incrociato con il mio presente in un modo molto evidente, razionale, trovando, portandomi delle soluzioni molto importanti a delle situazioni eh, difficili che si sono presentate nel presente a livello familiare. Ma eh, in questo momento, ripeto, sono con le mani in pasta su un libro su quella figura di quel cappellano militare che non tornò la notte in cui lui e mio padre si parlarono insieme e mio padre dice le parole quando due persone sono di fronte alla morte poi di fronte poi a un sacerdote ancora di più le parole vanno oltre l'umano eh, quella quella notte io sono sicura che mio padre ha parlato anche di me, che rappresentavo la speranza. E su quella figura di quel cappellano, adesso sto eh, per arrivare alla... a, questo... a questa cosa che mi riempie, posso dire, anche di, di bellezza, di gioia. È una cosa che mi piace da morire. Quando io, questa signora, alla mattina. Ci facciamo le video telefonate e adesso stiamo arri siamo arrivati alla fase di correzione non riguarda ovviamente soltanto la russa riguarda tutta la vita precedente che era la vita di un santo non lo dico io non lo diceva solo mio padre lo dicevano anche le persone che l'avevano conosciuto si tratta di una vita che ha avuto veramente delle anche degli episodi di autentici delle... dei fattori Assolutamente straordinari. E ecco, io sono convinta che io dovevo arrivare lì. Il libro che ho pubblicato, che non è stato fatto da me, era stato scritto completamente a mio padre, era soltanto uno strumento, un mezzo. Le mie memorie, mio padre, le aveva lasciate nel cassetto, non le aveva mostrate, ma c'era una finalità c'era un obiettivo e se vogliamo a, a questo obiettivo mi ha portato quel bambino, quell'orfano russo di quella fotografia perché è stato tramite quel bambino orfano che io mi sono interrogata su dove fossero finiti quei bambini ho scoperto che alcuni di quei bambini erano andati a finire a Verona, città dove abito all'opera Don Calabria e quando poi ho incrociato il nome di Don Calabria, oggi San Giovanni Calabria, perché in questa vicenda pullulano i santi i beati e, e, e quelli ancora in corso. Quando ho visto che c'era nominato Don Calabria, ho detto: Ma perché Don Calabria? Ma come, com'è possibile che l'avevo io nominato nel libro volutamente per gli eventuali no? Eh, i monumenti della vendita del libro che strana coincidenza è stato lì che ho allora incrociato questa signora di cui sono diventata amica con la quale io sto facendo il libro quindi il bambino mi ha portato lì e lì ecco dovevo arrivare al mio perché ci sono arrivata poi in mezzo ci siete tutti quanti voi che eh, considero un dono, veramente un dono grande come quello che mi hai fatto tu stasera, grazie basta, non aggiungo altro adesso forse vi lascerò ascolto un po' poi forse vi lascerò perché lo sentite dalla voce no? e domani c'ho da fare <ride> chiudo grazie a te Maria Cristina perché, vabbè noi ci siamo sentite tante volte, penso che ci sentiremo nei prossimi giorni però sentivo di dovertelo. Eh, ma me lo sentivo io, cioè, so che non me l'hai mai chiesto tu. Però mi spaventava, ecco, non poco. E poi alla fine beh, basta, ci vuole coraggio, bisogna andare avanti. Ti abbraccio. Fai parte anche tu di questo filo, lo sai già. E quindi sì, anche per visto. me, anche per me. Eh, ci è voluto coraggio a raccontare qualcosa, però credo che sia giusto così, le cose belle devono essere raccontate. Sì, lo penso anch'io. Scusatemi, eh. aggiungo anch'io la mia voce a ringraziare Maria Cristina perché è veramente un, un, un bel valore aggiunto quello che ci hai dato nei contenuti ma nel tono. Nel tono del tuo commento sta tutto. Molto bello, molto bello. Grazie. Raffaello, a te. Grazie a te, caro Riccardo. Sì, la ringrazio anche io Maria Cristina e vi invito ancora una volta, anche se sono noioso, a prendere la parola come ha fatto lei. Anzi, prima di tutto a prenotarvi in chat e poi a... a prendere la parola una volta che vi mettiamo in fila. Venite. Sono belli i commenti, ma preferiremmo che vi faceste sentire. Ecco. Eh, visto che non lo fate, io ho lo sgradevole compito di andare a prendervi uno per uno. E se vuole intervenire, se ha voglia, se, se c'è ancora ma credo sì, io chiamerei Pietro Giorgini, che è stato menzionato dalla nostra Siriana. Pietro? sono, ci sono. Qui. Salve, buonasera. Grazie per l'invito. Eh, io mi sono sentito più volte con uh, Siriana, eh, quindi si racconta che ha fatto, anche se è stato un po' condensato per uh, motivi evidentemente di, 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 di tempo. Eh, è stato bellissimo. E niente, eh, ovviamente, qualche lagrimuccia è scesa. E sono veramente felice e la ringrazio per l'attenzione che ha avuto per mio padre e per la mia famiglia. Vai Pietro, glielo dovevamo E lo dovevo anche a te. Mi spiace, se sì, ho dovuto tagliare un po' tutti gli articoli, sono stati tagliati, però non, non volevo saltare nessuna storia perché c'era un filo che le univa. E non, non potevo lasciarlo fuori. No, no, ma no, io, io ho capito, benissimo, ho capito no. benissimo, quindi è evidente che non potevi fare eh, tutta la storiella no. eh, da, dato l'ambiente in cui ci troviamo. Uh, comunque hai dato benissimo quel, mh, quella visione della de, de caduta, della fortuna e della sfortuna. Uh, quindi, la campagna di Russia l'ha ritirata, l81 reggimento uh, della Torino, uh, gli Stalag in Germania, le Amicizie. Eh, forse eh, non, neanche tu sai questa Stanislav Lewandowski l'ho conosciuta anche io è venuta qui in Lombardia a trovarmi la prima volta nel 1977 eh, è venuta poi nel 78 poi ha incontrato mio padre mia madre mia sorella a Roma più volte i miei nipoti sono stati a Varsavia a per trovarla perché questa è diventata un personaggio importante, un professore universitario che ha scritto molti libri di storia sul fascismo in Italia e in Germania e poi questo mio padrino Pietro Graziano che eh, è stato un po' un mio secondo padre, eh, così come la moglie che mi hanno considerato da se sempre un figlio. Questa amicizia esiste ancora oggi con i figli e con i nipoti, cioè sono, sono delle amicizie che sono nate. Il campo di concentramento e che esistono oggi, ripeto, non solo co con, con i figli, ma anche con i nipoti. Cioè, mia figlia e i nipoti di questo mio padrino sono ancora in contatti oggi. Eh, penso sono rapporti magici che non possiamo capire. Cioè, quello che questi ragazzi hanno vissuto in quel contesto, poi, secondo me, stabilisce dei legami che sono indissolubili, ma che sono anche incomprensibili per noi. Eh, non so se ricordi quando eh, parlavo di, di Giuliano, no? che lui mi parlò eh, dell'ingegnere dell'Ali. Io non, non ricordo di averlo mai incontrato, quest'uomo, però so che è una figura che nella mia famiglia, ad esempio, c'è sempre stata, proprio per quel legame fortissimo che si stabilì tra mio nonno. Che... Eh, era un artigliere, lo sai, della Torino e l'ingegnere che invece era un sotto anche lui della Torino. E mi ricordo anche quando poi mio nonno ci lasciò, fu dell'Ali a parlare al funerale di mio nonno, cioè proprio a marcare l'importanza che quest'uomo aveva avuto per lui. E per tutta la vita mio nonno gli fu devoto, tutta la vita. Eh, sono rapporti incredibili. È molto difficile poter eh, descrivere i, i rapporti che restano con queste persone perché eh, io non sono un veterano, sono un, un uomo di scienza, sono un farmacista e, e quindi poco abituato a, a raccontare le cose. Comunque vi assicuro che spesso per motivi di lavoro, mi trovavo a Roma e quindi facevo la scappata al paesello, la prima casa che andavo a visitare era quella del mio padrino e della mia madrina perché questi qui avevano, eh, con mio padre erano come, come fratelli veramente, cioè eh, ripeto quello che ti ho raccontato quando è morto questo mio padrino, eh, mio padre è andato a trovare, a fare visita come si usa al sud, a vedere il morto nella bara, e eh, gli disse lo so che se troverai delle scorze di patate, le cose verrai anche per me per quando arrivo, eh, eh, gli astanti non capirono cosa volesse dire. Ma mia sorella che sapeva la storia capì cosa significava questo e mi fu raccontato, io non ero presente, però sono delle cose che sono inimmaginabili per noi che non abbiamo vissuto, abbiamo avuto la fortuna di non vivere la guerra, di essere nati in un periodo di crescita economica e sociale e quindi non abbiamo conosciuto questi eh, grossi sacrifici mio padre parlava poco della guerra se non quasi mai spesso diceva soltanto parlava delle, delle catiusce con questi fischi delle catiusce che avevano le orecchie e parlava degli ufficiali e non aveva una grande considerazione degli ufficiali dell'esercito italiano come spesso sento dire quindi questa è una confesma però lui era orgoglioso di aver fatto il proprio dovere di camminare a testa alta. Cioè quello che hai detto, la dignità è una cosa che non si vende. Quindi il sacrificio, l'emigrazione, per farci studiare, per mandarci a scuola e farci migliorare. Eh, non so come ringraziarti, se sei bravissima perché oltretutto sei molto brava nel recitare, nel comunicare, sei fantastica. Grazie a te Pietro, veramente lo sai. Quindi... Basta la prima emozione. Ah. Eh, Basta. Grazie mille per essere intervenuto, Pietro. Mi invito un'altra volta gli altri a farlo. Allora, salutia, io saluterei intanto il Babbo e la mamma di Siriana, che non abbiamo salutato degnamente prima, direi. E se ho ben capito, eh. dovrei chiamare Gaetano e Giuseppe Angelica. Ah. Che ci sono ancora, credo io l'ho visti. Se no. vogliono intervenire, questo è il momento. Tanina. Fatecelo sapere. Tanina, non so se puoi intervenire al microfono chiuso. Vedo i microfoni comunque chiusi allora facciamo così io lascerei loro il tempo di rifletterci un attimo e visto che ci sono chiamerei Mauro a questo punto Mauro ma Mauro c'è? Eh c'era no vedete Mauro non c'è più. Mauro eh, no. allora evidentemente ha qualche problema perché c'è sempre stato fino adesso. No, ma no, me l'aveva detto in realtà, era... ti ricordi che era fuori? Allora Seguite... eh, sì, sì, però era presente, è entrato anche abbastanza presto. Ci riprovo io allora. Gaetana, Giuseppe, Angelica, se vogliono intervenire, Rita, ma anche tu se hai piacere perché comunque. Sì, beh, chiunque voglia farlo, insomma, eh, purché ce lo diciate prima. Niente, allora lasciamo un attimo riflettere e chiamo Paola a questo punto. Mi è entrata a gamba tesa, ma immagino se l'aspetti, eccola qui. Sì. Prego, Paola. Allora, io che ti devo dire, Siriana, stasera ehm, è stato... Cioè, quante coincidenze fanno una prova? Non, non lo so. Noi stasera abbiamo avuto coincidenze emozionanti, eh? perché, io, perché io in realtà avevo quello che posso fare non essendo molto social, avevo postato questa la, la, la locandina come faccio tutte le volte e sinceramente non so perché eh, io a, avevo pensato mi chiamasse Luca, mi chiamasse Luca. Eh, perché l'altra volta mi aveva chiesto informazioni, e mh, quando ho sentito che mi, che, quando ho visto che mi diceva ma dov'è questa cosa, io ho detto ce l'ho fatta. Eh, però non sapevo che tu avevi fatto questa dedica. Eh, sinceramente, è stata veramente una cosa, una sorpresa e eh, piacevolissima perché anch'io l'avevo collegato a questa videoconferenza, non so perché. Eh, perché ci sono questi fili, <ride> ci sono questi fili, lui ti ringrazia infinitamente, era molto commosso, però le giornate sono lunghe e dure eh? e stanno peggiorando, per cui <ride> eh, non è facile. E io allora a quel punto gli ho detto, no guarda, non, devi venire in tutti i modi, devi venire in tutti i modi, ma non te ne pentirai, però non gli ho detto perché, perché non ce la potevo fare. Ecco, eh, che dire, eh, niente. Noi, tutti, io e in rappresentanza anche dei miei parenti, ti posso ringraziare di aver parlato di Alfiero, perché per noi parlarne è una cosa grande. Eh, L'abbiamo tutti nel nostro cuore, abbiamo la sua foto, tutti da, fin da bambini. E abbiamo il pensiero sempre di questa tragedia che è successa. Perché è una tragedia, una delle tragedie più grosse è successe in casa mia, ecco. E, e la, la ricordiamo sempre tutti quanti. Io mh, ho coinvolto anche i miei figli in questa ricerca di Alfiero eh, e ho, gliel'ho raccontato e ho voluto che lo sapessero perché io, eh, dentro di me, eh, spero sempre che lui in qualche modo torni, cioè di avere qualcosa di lui, no? di, 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 di tangibile. E allora io l'ho raccontata perché se io non ci fossi più, però qualcuno aspettarlo c'è. E io non la, non, la, non la lascio, non lo lascio questo sogno perché, perché mh, mi farebbe veramente molto piacere ecco che qualcuno mi dicesse, ma sai che qualcosa abbiamo trovato, perché a noi ha mancato tantissimo. ecco non l'abbiamo conosciuto, ma ci è mancato tanto. I, gli zii ci hanno voluto tantissimo bene a tutti quanti eh, e, e noi li ricordiamo sempre con grande, con grande amore, perché l'hanno fatto e ci hanno insegnato come si fa a vivere con un dolore infinito dentro il cuore. Infinito, perché quel dolore non ti lascia più. Ecco perché io avevo pensato a Luca stasera, perché è un dolore che non lascia più. E quindi... Ci sono state proprio tutte queste coincidenze, ma, ma, anche, ma, quando... anche quando, quando ho pensato alla presentazione della tua videoconferenza, io di questi fili, io a questi fili ci ho pensato. Ci ho pensato perché, perché alla fine, quando eh, tu racconti queste cose, ci troviamo tutti qui a parlare, lo vedi che tutti diciamo, era... cioè ci colleghiamo alla fine. Ecco, è, è una cosa eh, che ci che unisce eh, il ricordo che di queste persone ci unisce. Ecco, è come se cioè, ci dessimo la mano in qualche modo. Ecco, è una cosa molto bella, Siriana. Quindi, io ti ringrazio di questa cosa. Io spero solo che veramente in un modo o in un altro abbiamo dato una carezza a questi ragazzi e alle loro famiglie. Lo... Cioè, lo capisco anche che non è niente. No, però... Solo restituire un nome. Cioè, anche solo conoscere... Poi tu lo sai, io sono legatissima alla storia di Tosciolini. Cioè, l'idea che questi mm. ragazzi veramente non abbiano neanche, neanche un monumento, neanche un cippo, a me fa venire da piangere. Presidente, cioè, ma parli? Eh, ma si fanno cippi per tutto, alla fine, insomma, no? Eh, si, non si fa che... <ride> Ecco, però la, la memoria vera secondo me è anche alto, insomma il fatto che non ce li dimentichiamo, che li cerchiamo, e che so... perché anche la ricerca storica alla fine, quella che facciamo e che, eh, e che è molto precisa, che deve essere fatta con competenza, con rigore, insomma in fondo perché la facciamo? Perché vogliamo sapere che fine hanno fatto, perché ce li vogliamo perché ce li vogliamo riportare, perché ce li vogliamo tenere, ecco, eh, sono andati per qualsiasi motivo, perché guarda, eh, Alfiero, eh, come, come qualsiasi ragazzo di vent'anni, alla fine poteva dire, ma insomma, eh, la guerra è quasi vinta, mi propongono di fare una parata, ma perché non ci devo essere, insomma, io lo, lo, lo comprendo anche perché in fondo a vent'anni tu eh, ti, che avresti fatto alla fine, no? Eh, chi non aveva conosciuto il fascismo chi non aveva conosciuto quel modo di vivere eh, probabilmente non aveva la stessa idea di quelli che l'avevano visto prima, ecco e, e, quindi, e quindi sono andati eh? sono andati in questo grandissimo inganno sono andati alla fine, ecco e questo è grazie Paola di tutto Luma, sì. Grazie a te. Raffaello, credo sia rientrata Tanina. Sì? Eh... Ho visto. Se vuole prendere la parola questo è il momento giusto. E nel Ma... mentre scusate, nel mentre c'è Carmelo Laporta che sì. ci dice di non, che non riesce ad attivare il microfono. Sì e contestualmente aggiunge a domani. Sì, per, me. per cui per domani. penso a che non domani, sia... Presidente. Cui... Immagino che non, non sia più dei nostri. E, no, no, um... sì. Un grande onore, cioè, comunque vedere che tanta gente poi si è interessata al di là della... Del, del fatto che si parli di loro parenti, anche questo secondo me è un, è un piccolo successo che abbiamo raggiunto tutti, perché che c'è stata la, la guerra lo sappiamo, che sono morte delle persone lo sappiamo, che ne parliamo 80 anni dopo e ci commuoviamo, secondo me è una cosa molto bella. Tanina. Eh, vedo parla. che non hai il microfono segnalato però, per cui non so se hai problemi da quel punto di vista. C'è una telecamera ma non c'è un microfono. Rita, di qualcosa. Sì. Buonasera a tutti. Ecco, ora si sente. a credere e che va. sei bellissima, Rita. <ride> sì. Eccoti, ciao Camara. Buonasera. 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 Ci vediamo da quel pomeriggio in realtà. Sì, ho provato a chiamare Tanina se ha qualche difficoltà col microfono e, e niente riascoltarti è stato di nuovo un'emozione e qua mia figlia Chiara e mi ha detto ma che piangi? <ride> no ci <'eri. ride> Insomma è sempre è sempre un'emozione ecco e, ascoltarti già quando avevi scritto il, il, il testo era un dire su YouTube è stata ancora più forte adesso è un, un rivivere, poi soprattutto per noi che, tra virgolette, siamo eh, già contiamo, terzo, cioè io conto terza generazione, mia figlia quarta, quindi sono delle cose molto lontane da noi e invece sono molto, molto, molto vicine e quindi abbiamo bisogno di, di non dimenticare. E quindi diceva Chiara ascolta, lei è ancora in prima media, eh, magari la storia viene fatta forse un po' velocemente quando e queste sono anche delle occasioni per le nuove generazioni perché sembra che queste guerre poi vengono studiate in maniera frettolosa e eh, invece abbiamo bisogno a volte di, di soffermarci un po' di più perché dobbiamo ricordare per, per imparare anche se visto quello che sta succedendo forse impariamo ben poco, però Molto ci proviamo, ecco, perché così da cosa nasce una domanda, nasce una riflessione e speriamo di... che ogni cosa sia un seme che viene buttato e tu stai e sta lavorando tantissimo, a quanto vedo non, non ti fermi mai, ecco. No, 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 no chi si ferma è perduto, chiaro, non possiamo. Non possiamo, però la storia della tua bambina nonna per me è una delle più emozionanti. Questa donna mi è entrata nel cuore. Mi sono affezionata a lei pur non avendola mai conosciuta e a tutti voi in realtà, in famiglia. Cioè È capitato che io abbia sentito qualcuno dei tuoi zii oh, o tuo zio anche con te. Ci siamo viste una volta soltanto, però è stato. E perché molto... si è creato quel filo. Sì, che, che unisce perché tu considera che stiamo parlando di una storia di 80 anni fa. Io ne ho 40, però nella mia famiglia, questo discorso c'è stato sempre, sempre di questo nonno che era andato in guerra, di questo zio che non era tornato sempre, come se all'improvviso dovesse arrivare. Eh, tipo, io mi ricordo quando ero piccola che mi dicevano, magari ha perso la memoria. Magari speriamo si è rifatto una vita, magari non è tornato perché non se lo ricordava più dove andare e quindi io mi ricordo queste, queste parole ecco, che potevo avere otto anni, dieci anni che... e poi quando mi facevano vedere questa lettera io la studiavo nei, nei libri, vero, vero, io ce l'ho una lettera con le cose cancellate, con, eh, con questo inchiostro che... che per non far, eh, per eh, non far leggere eh. le cose. Quindi è un ricordo che a noi ci ha accompagnati sempre: eh, quel termine la pensione non ti porta il figlio, eh, ce lo portiamo sempre. E poi quel termine che tu hai usato, eh, come il dolore non, non già imbruttito: io penso che tutti alle spalle abbiamo delle storie, per carità, ci mancherebbe eh, dolorose, ognuno per diversi punti di vista, per diverse situazioni. Giustamente, stavamo parlando della nostra, quindi una si sente il carico della nostra. Però io in mia mamma, e tu hai visto in che condizioni è, da quando aveva otto mesi, la mamma che gli è morta, il padre che si è risposato ed è morto giovane. Quindi questa nonna, questa bisnonna mia che ha subito tutte queste cose, ai figli: non ha trasmesso odio, eh, disprezzo, eh, rancore, eh, no, no. Eh, ma solamente eh, umanità, eh, umiltà, e così sono i miei zii, mia mamma, cioè, mh, il dolore veramente io. Non perché sono, eh, sono miei parenti e quindi abbiamo il sangue in comune, ma io una, una cattivazione a loro non, le, non Quindi quel termine che tu dici, non sono e stati via. imbruttiti, non sono stati imbruttiti per niente, quindi non. Forse il dolore a volte non è sprecato del tutto, ecco. Forse. Però ho visto tanto amore quel giorno, è eh. veramente incredibile, incredibile. Siete tutti nel mio cuore, lo so. Grazie. Sì. Grazie mille Antonella. Vedo Tanina, è entrata nella sala d'attesa. Proviamo a riammetterla no. ancora. C'è Mauro e San Mauro anche allora vediamo allora Tanina è nel uh, è nel gruppo ma non vedo un microfono però poco fa ce l'aveva entro a gamba tesa sì come. prego Riccardo allora, intanto magari così Mauro e Tanina si collegano e entro perché la frase di Antonella, mi pare di ricordare si chiamasse Antonella, il dolore non è sprecato del tutto. Eh, fantastica, fantastica. Non, non, eh, non, eh, non mi sembrava necessario sottolinearla e riprenderla, no? Eh, perché quando ci sono delle chiacchierate come queste eh, e le frasi corrono, scorrono come acqua su, su, sulla terra, sul, su, sulla sabbia, inevitabilmente è giusto, è giusto che sia così, alcune vi voglia di prenderle e tenerle sollevate in maniera che rimangano ancora per un tempo un po' più lungo di quello che naturalmente avrebbero. Il dolore non è passato in vano, non è, non è, non è inutile, adesso mi sfugge proprio il termine che ha usato Antonella. Eh, sì, eh, è proprio perché il dolore non sia stato inutile che queste chiacchierate hanno senso. Questi, certo, i nostri, i nostri anche solo vecchi, i nostri nonni, non avevano questa possibilità tecnica che noi oggi abbiamo di, 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 di poterci parlare a, a centinaia di chilometri di distanza, stando comodamente seduti nel nostre, nelle nostre case strumenti che hanno aspetti positivi e aspetti negativi, ma noi cogliamo l'aspetto positivo questa sera. Eh, questi, questi, questi ragionamenti che ci accomunano, questo, questo sen sentirsi parte di una comunità, caspita, sentirci parte di una comunità, no? sentirsi condividere una storia. Fantastico, questo è il presupposto per qualsiasi cosa, condividiamo una storia. Apparteniamo alla stessa storia, al di là delle centinaia di chilometri che ci separano, questa è la nostra storia. Queste sono le nostre sofferenze. Non ce l'hanno mai insegnate per motivi diversi, che però sarebbe interessante scandagliare, non ci sono mai state comunicate. Ma questa è la storia che è rimasta radicata in noi e che, dati gli strumenti e create le condizioni, riemerge. E si, e si riappropria della realtà, quei fili che Siriana ci diceva che non si interrompono e che consentono la, la sopravvivenza di questi concetti, di questi ragionamenti. Mi pare che sia una, una profonda, eh, come dire, una, che, che la serata stia entrando veramente nel profondo di ciascuno di noi. Eh, ho anche cercato di dare un contributo affinché Tanina potesse prendere la parola e quindi ti rilascio la, la gestione Raffaello. Grazie, scusa. Eh, no, grazie a te. Purtroppo però Tanina è sparita a questo punto. Non c'è più. È uscita, credo. Abbia sì, allora io intanto darei la parola a Giuliano che è un pochino che aspetta e così vediamo se riusciamo anche a recuperare. Giuliano. Eccomi. Buonasera eh, eh. a tutti. Ciao, ciao Giuliano. Serena, ciao. Ah, Senti, eh, innanzitutto vi ringrazio per aver ricordato la mia famiglia e oggi e prima anche. E poi volevo fare una riflessione. Eh, io, al contrario di tanti, di tanti che tu hai ascoltato, di tante famiglie e tanti racconti, non, non mi sono commosso quando cercavo mio zio, lo devo confessare. Io più cercavo e più mi incazzavo, scusate te. Per cui la mia non era eh, più, più scavavo e più mi arrabbiavo e più dicevo, ma com'è possibile? Ma contro tutto ciò che ci avevo intorno, contro l'apparato militare per prima cosa ma un po' anche contro la famiglia, che avevo l'impressione che nella certezza che il fratello o il figlio ormai non tornasse, saranno arresi Senza cercare un po' le motivazioni ho capito. Per cui la mia era rabbia, cosa che c'è ancora adesso. Quando cerco, cerco con rabbia. Per cui eh, io quello che vorrei la prossima storia una storia completamente diversa, invece che di un caduto e di un tornato. Io vorrei la storia di, di uno di quei capoccioni eh, che hanno causato questa grande truffa. Gli elementi ce li abbiamo tutti. Quando parli di capoccioni, ma non, non, va, non voglio parlare dei de, de politici, okay? questi militari di alto bordo che, sape, che sapevano, volevano e potevano. Facciamo storiaccia. venire le coli che scappavano. Eh, scriviamo una storiaccia su questi qui. Perché il resto è, è rabbia, è rabbia. Questi, mh, hanno vissuto meglio di noi e meglio di tante migliaia di persone, sapendo quello che facevano. Ormai lo sappiamo noi perché abbiamo scavato e li conosciamo. Non, emozioniamoci di meno, incazziamoci di più, andiamo a cercare la verità. Ogni giorno che quando parliamo qui tra noi, eccetera, ormai escono fuori le verità, escono. ogni settimana scopriamo qualche cosa che ci, che ci mette davanti a questa grande truffa che ci ha fregato, e ci ha fregato a tutti quanti. Ecco, questo è il sentimento che ti volevo portare. Eh, rabbia, eh, cioè sentire i racconti. Di sofferenze ingiuste, assurde de moglie e figli che hanno aspettato e non hanno conosciuto i genitori. A me fanno rabbia, ma tanta tanta rabbia. Ecco, era solo questo per il resto, tutto bellissimo, tutto bellissimo. L'importante importante che non si Con me. No, no, Sono messo già oh, prima, oh. prima del tuo intervento, mamma mia! No, assol assolutamente, assolutamente. Molto... ma che scherzi scherzi Sibia ciao grazie grazie a te allora eh, stavo aspettando Mauro ma al momento io passo la parola al volo a Gianluca Cinelli che ci stava aspettando prego Gianluca grazie eccomi eccomi Siriana complimenti come sempre sì, tocchi queste, queste ehm, note personali, emozionali, ehm, vai alla ricerca dei nomi, delle storie. E, beh, io penso che questo sia fondamentale. E, ehm, sì, al di là del discorso poi del, dell'emozionarsi eh, o, o dell'arrabbiarsi, penso che siano due, due atteggiamenti che si, ehm, si dovrebbero... Mh, in, in, completare insieme, suppongo, per, proprio perché parliamo di cose che allo stesso tempo suscitano eh, rabbia e pietà. No? Penso anche al libro di, eh, di Raffaello che insomma, ha mostrato le luci e le ombre, le molte ombre no? di quello che sono state eh, le, le, le attività proprio dell'Armir in, in Russia, però allo stesso tempo in un, in un mare così grande di individui che partecipano a questi eventi è difficile no? generalizzare e dire tutto sbagliato tutto, è tutto, tutto martirio e tutta colpa quindi cercare le storie aiuta a comprendere no? può aiutare a portare fuori appunto anche le contraddizioni ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa insieme in un altro contesto con Siriana dell'importanza anche di portare le storie come forma di coinvolgimento perché diventa sempre più difficile ehm, far arrivare una storia che comunque è lontana nelle eh, nuove generazioni ho sentito prima un intervento molto intelligente sul, sul problema proprio di comunicarla a persone giovani noi stessi eh, come è stato giustamente osservato siamo cresciuti nel benessere senza guerra senza senza esperienze di questo tipo. Ne abbiamo avute altre perché? Per carità c'è stato anche il terrorismo in, in Italia, in anni non lontanissimi. E, però, chiaramente, esperienze di questo tipo eh, non ne abbiamo vissute, e anche la nostra società è cambiata moltissimo. Diventa difficile, no? Non, non, Evitare diciamo, che tutto questo possa arrivare come qualcosa di molto astratto. Quindi le storie, ritrovare i nomi è importante. E ho apprezzato molto anche il libro che hai scritto, ehm, quella ricerca che hai fatto portando in luce i molti, moltissimi per un posto piccolo come Modica, eh, internati. Con un lavoro preciso, attento, anche di, di ricostruzione delle, de, dei loro percorsi. No? Quindi penso che questo sia veramente un atto di restituzione. Quando parlavo con mh, un terapeuta americano che ha lavorato per tanti anni, per, per oltre 40 anni ha lavorato con i veterani, soprattutto la guerra del Vietnam, però poi ha assistito anche eh, veterani di guerre più recenti. e Mi ricordo. Che è uno dei termini proprio che lui utilizzava continuamente per spiegare uno degli atteggiamenti fondamentali per superare il trauma di guerra è la restituzione. Perché uno degli aspetti traumatici dell'aver partecipato a un conflitto spesso consiste proprio nel sentirsi separati da quella società che manda la persona in guerra. Perché è vero che talvolta c'è chi va in guerra per. per, per, per per intenzione, come volontario, come c'è cioè anche il fanatico, quello che vogliamo. Però normalmente il soldato serve una, uno Stato, una nazione, veste una divisa, quindi fa qualcosa in nome di una società. Questa società lo manda a proteggere degli interessi o in maniera giusta o sbagliata che sia. E quindi ecco, questa, questa idea di restituire di fatto, anche proprio come tu, giustamente hai detto: no? dando un nome, una lapide, una tomba, un, eh, un... restituendo il ricordo. Anzitutto, ecco questo penso che sia veramente il senso eh, etico di questa operazione. Fa piacere insomma vedere che c'è c'è anche questo, non c'è soltanto la storia della, della, di, di ricerche, di, di discussioni, di, di presentazione di nuove fonti, però a volte c'è anche questo approfondimento eh, del, lato, del lato umano che, che è fondamentale. Fondamentale per capire che cosa significa tutto questo per noi oggi. Cioè non è soltanto la restituzione in termini di appunto, eh, memoria lapidi no? per chi a quel tempo ha partecipato alla guerra, ma che senso ha per noi? No? Per le generazioni più lontane, sapete che ci sono stati dei nonni o dei bisnonni che hanno attraversato questo tipo di esperienze che sono difficili da capire tantissimo, perché noi siamo nell'era dei telefonini, del virtuale, appunto. Siamo qua virtualmente a chiacchierare, siamo in posti lontanissimi. Ehm, ecco, questo, questo è, è, è veramente un ponte, la creazione di un ponte. Io approfitto anche appunto per. Per dire che questa cosa l'apprezzo moltissimo alla luce di un, di un progetto che sto portando avanti, Siliano lo conosce perché ha accettato eh, cortesemente di partecipare e ha lasciato una bellissima testimonianza, un progetto dedicato precisamente alla memoria del, della terza generazione. Cioè sto raccogliendo delle video interviste. Eh, Presso persone nate tra il 65 e l'85, relative a cosa rimane dell'eredità della Seconda Guerra Mondiale nella nostra memoria, nel nostro presente, come, come questa eredità arriva ad oggi. E ecco quindi: questa sera l'intervento di, eh, di Siriana l'ho apprezzato moltissimo perché vedo che è un tassello che aggiunge tasselli. Lei giustamente ha usato la metafora dei fili, dei fili forti che si, si uniscono si legano. E credo che questo sia un po' il senso della, del, del tutto. Gli antichi ce l'avevano molto presente, no? non necessariamente in termini di storia, ma in termini di uh, narrazione: no? raccontare, unire le storie e, e questo crea il tessuto poi delle società. Ehm, io quindi ecco, approfitto anche di questo. Uh, di questa piccola uh, occasione senza, senza voler uh, invadere il terreno assolutamente però visto che siete un gruppo così attento, attivo mh, proprio nella conservazione, nella, nella trasmissione della memoria um, chiederei anche a, a, a Riccardo e a Raffaello se ci fosse interesse a sapere più di questo progetto uh, sentitevi liberi di mettermi in contatto uh, con... con, con... Con chi ne voglia sapere di più. Siriana, io ti ringrazio tantissimo per avermi invitato e per avermi permesso di ascoltarti. Mm? Complimenti. Grazie, sei, sei sempre adorabile, questa sera anche di più. <ride> Grazie, veramente. Non, non, non c'è nulla da aggiungere se non ringraziarti. Eh, e il tuo progetto è bellissimo, quindi andiamo avanti e costruiamo. Fallo di... eh, no, sto aspettando Riccardo. Io ah, scusate, <ride> aspettavo il momento, ma sono più lento. Ma dunque, grazie, Cinelli. Caspita, è una bella soddisfazione sentire sua, questo suo contributo. Eh, io faccio parte della se seconda generazione, sono, sono, sono tra coloro che stanno senza. senza... Eh, sottolineare la malinconia del concetto, stanno passando, e dunque, però, mi fa piacere che ci sia la terza generazione Crippio se mi fa piacere. È un senso profondo di, 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 eh, di trasmissione, di passaggio. È il significato, è uno dei significati di, di, di questo progetto che, che, che è Fronte del Don in sostanza conservare la memoria, farla dialogare con la storia, intrecciare quei fili che Siriana con la sua metafora ha giustamente e meravigliosamente rappresentato eh, sì eh, come dire que questa, questa cosa qui che è fronte del don nata, nata dalla casual, dal casuale, casuale incontro dei fili di, 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 che ciascuno di noi, di noi aveva buttato Nell'etere di fronte di, di internet, perché era lo strumento che al momento si presentava come ottimale, eh, mi viene in mente Cristina Chioffi, ma insomma, tut, la stragrande maggioranza adesso ci stiamo un po' allargando, forse. Ma la stragrande maggioranza del, del nucleo base di fronte del DON è proprio, è, è proprio l, li, li, invece, come dire i. La, 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 il casuale incontro di persone che cercavano il proprio caro, ciascuno di noi lo zio, casualmente un nonno, eh, e, e cercandolo si sono incrociati i propri figli con quelli degli altri e si è scoperto che avevamo lo stesso cammino, lo stesso intento, lo stesso percorso e attraverso questo comunicare, condividere è nato questo desiderio di conoscere e la rabbia. Ah, io ho trovato fantastica Giuliano l'affermazione tua e la rabbia ma possibile che non ci sia stato qualcuno che abbia mandato eccetera per carità col sé e col senno del poi sappiamo ormai consapevolmente che non, che non si cambia nulla anzi porca miseria lo stiamo constatando anche in questi momenti di tristissima angoscia insomma però sì la rabbia la rabbia che che non, non, non si riesca a superare questo ostacolo di fondo nella vita dell'uomo che è, eh, che è la, la, la gestione del proprio destino da parte di gente che, che comanda, che sovrasta, che sta al di sopra di, di qualsiasi sentimento umano e che, e che porta ad un livello eh, nel quale sembra indispensabile arrivare alla guerra, sembra indispensabile usare le armi nella consapevolezza che poi nessuna guerra, nessuna arma risolve il problema. Insomma, no, mi fermo qui perché, eh, perché ci, il discorso sarebbe lontano. Sotto, voglio solo sottolineare un aspetto perché è, è l'aspetto che in questi giorni più mi, mi tormenta e mi, e, mi, e mi veramente opprime un po' l'anima, che è quello dell'eterogeneità, eh, nel senso che tutte queste vicende sono state vissute da persone e dunque come è naturale che le persone vivano, hanno, hanno poi tramandato alle generazioni che siamo noi, eh, tagli diversi, angolazioni diverse, eterogeneità appunto. No? Ma questa eterogeneità non dovrebbe essere l'assenza di dialogo, non dovrebbe essere l'assenza di comunicazione, non dovrebbe essere soltanto la consapevolezza che l'eterogeneità esiste. L'eterogeneità io sogno, spero e continuo ad operare affinché comunque sia dialogo, ma non dialogo, io ragiono così, tu ragioni così. Io ti espongo i motivi per cui ragiono così, esponimi tu i tuoi. Cerchiamo di capire qual è il momento nel quale il punto di ricaduta, ecco, qual è il momento in cui tutti questi ragionamenti hanno un punto di ricaduta e da quello si può ripartire. Perché altrimenti non servirà mai a niente quello che, che, sta, che è successo e che sta succedendo. Io ho sempre creduto che se i popoli riuscissero a dialogarsi non farebbero mai la guerra. Per carità, è probabilmente un sogno e una fantasia. Ma questo strumento che, che, ci, che, che ci si offre in questo momento del, del confronto e del dialogo, sia almeno nel nostro piccolo, nel nostro interno, un dialogo effettivo. Eh, concreto, sostanziale, non soltanto di esposizione di ragionamento Io credo in, nel mio Dio, tu credi nel tuo Dio. Probabilmente i, 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 il Dio nel quale io credo ha un qualche punto di, di contatto con il tuo. Vabbè, mi arrampico sugli specchi e dunque è ora che mi fermi. Grazie, Cinelli, molto apprezzato il suo contributo e spero davvero che lei riesca a Contribuire ulteriormente a questa nostra ricerca che ancora continua, grazie ancora, grazie a voi, eh, Sì, grazie Gianluca. Noi ci vediamo fra qualche giorno e del tuo progetto parleremo. Insomma, ecco. faremo in modo di passare voci, ecco. Questo sicuramente d'accordo, grazie. Il no, sì, eh, sì. microfono chiuso, Siriana. Sì, no, dico chiudiamo la registrazione. Ah, sì, certo, certo, chiediamo la registrazione. Eh, però tu non te ne andare perché c'è Mauro che no, è no. tornato e no, no. te lo mando, anche perché Tanina è sparita per sempre, non, non sì. si è mai più fatta vedere, mi dispiace. No, ma mi ripeto, penso abbia problemi, è rimasta Rita. Ti ringrazio tanto a proposito Rita, sei stata adorabile, come sempre. Mauro. Mauro mio. Eccolo qui, ciao Mauro. Te l'abbiamo fatto il regalo, a questo ragazzo. Buonasera. Buonasera amici miei cari, In grazie Siriana, io sono profondamente dispiaciuto che a un certo momento mi è saltato tutto mentre stavi parlando per cui sono dovuto tornare a casa per ricollegarmi e con voi qui da casa, chiaramente un collegamento diverso da dove ero questa sera. E... Io, so, io conoscevo l'argomento che Siriana voleva trattare e la ringrazio di averlo fatto, anche se non ho sentito, ma so qual era la sua passione e qual era il, il suo coinvolgimento nel, nell'argomento. Secondo me quello che sta succedendo, e mi riallaccio anche a quello che ha detto Riccardo, è, un, è una bellissima sinergia. Ognuno di, di noi, ma anche di tutti quelli che stanno intervenendo, sta portando un valore aggiunto alla, non solo alla storia, ma anche alla memoria. Da una parte c'è il sentimento, da par dall'altra parte c'è eh, l'emozione, dall'altra parte c'è anche la tecnica per capire, per conoscere dove sono finite queste persone. È importante anche avere la, la conoscenza, diciamo, eh, storica del, del, dell'evento. Che ha visto coinvolti questi uomini. È importante, è importante a questo punto continuare a dare un senso, se si può dire, un senso, a quello che è successo anche per quello che sono state poi le generazioni future, e sono quelle che hanno portato l'eredità interiore. Del, da, della tragedia della famiglia perché quando si è iniziato a parlare uno è disperso, disperso non è morto, la, non, non c'è il rito del seppellimento, non c'è la chiusura di un, di un capitolo familiare e eh, rimane tutto in sospeso e io mi rendo conto, avendo ascoltato tante testimonianze, che questa sospensione rimane anche dopo 80 anni e di conseguenza il lavoro che ha fatto Siriana che lo sta facendo con questa sua grandissima Passione, ma non solo con la delicatezza del, del suo stile, e eh, sta ridando, sta chiudendo, sta cercando di far chiudere un capitolo anche alle famiglie che eh, chiedono delle risposte da 80 anni. E, e questo è quello che mi sento di dire è relati, proprio a Siriana: il grazie per avere questa profonda sensibilità e soprattutto questa bellissima capacità espressiva di cogliere, di cogliere il senso della, della cosa senza chiaramente entrare nella, nella, nella retorica eh, che ben conosciamo dei, di, altri, di altri versanti. E so che Ciriana ha trattato l'argomento anche dei, dei, dei Giuliano Dalmati. Ne conoscevamo, conoscevo il, il, lo sfondo, non ho potuto sentire direttamente l'intervento. Lo riascolterò con molta emozione quando arrivo, avrò la registrazione. E sappiamo che è un, è un capitolo che era poco conosciuto. E proprio grazie a lei adesso si è preso coscienza di questi 750 uomini che hanno perso la loro la loro memoria, la loro identità e che noi nel nostro piccolo almeno cerchiamo di ricordare che per loro e per le loro famiglie forse c'è una, un, una semplice risposta che le possiamo dare in, attraverso queste, queste pagine, questi momenti di incontro e di condivisione pertanto grazie Siriana e grazie a tutti quelli che hanno collaborato per questa bellissima serata grazie a te Mauro un bacio grande a te, sentiamo presto. Grazie, grazie a te, grazie moltissimo.